Buongiorno, buon pomeriggio, ragazzuoli. Passiamo un po'. Allora, te pareva. Buon pomeriggio, ragazzuoli, di nuovo. Ciao Ale, ciao Salvo, ciao Giuseppe, Simon, Light, Aaron, via discorrendo. Ciao Timothy, come state, ragazzuoli? Allora, vado su TikTok. Vado live. Allora, ciao Luca, ciao Mattia, ciao ragazzuoli, come la va, come la va? Ho 10.000 live sul mio telefono, buono, te l'ho pensato. Siamo al circo, ragazzuoli, gioco horror, poi tra l'altro. Siamo in un horror al circo. La cosa è figa. E ieri ho dovuto registrare un po' di cosucce per YouTube. Ciao GTA Maybe. Allora, la foto. Ai ai. Il chiaro extra, boh. Allora, Evil Nun, sì, quando lo aggiornano. Ciao Fortnite Clip, ciao Pinguino. Prossimo piatto, sto preparando la pizza all'ananas, quindi rimanete sintonizzati. D'ordo proprio di quello sto parlando. Ciao Massimo. Oggi avete visto il video di Warzone. Oh, ciao, adoro la pizza, grazie mille. Come l'avete provato Warzone? Mobile? E come, ti è piaciuto Fortnite? Ancora. Ma perché io non posso fare una live in tutta tranquillità al mondo? Non è male, devo dire, non è... mi aspettavo di peggio. Poi c'è anche il doppiaggio in italiano, ma... tutto buggato. Perché è buggato, salto? Doppiato in italiano, ma gioco dell'anno. Perché è buggato? Bravo, non vi perdete il videozzo. No, io bug non li ho riscontrati. Aspetta, abbasso un pochino qua. Come lo sentite l'audio? È troppo forte, è troppo piano. Gioco dell'anno. Devo dire che non è male. Ora, a parte le due partitine che ho fatto, che credo che comunque ho giocato contro i bot. Tranne l'ultima, forse. L'ultima non erano tutti i bot comunque. Devo fare qualche altra partitina per capirlo meglio. Si vedeva malissimo. Ti spunta il messaggio che più giochi, più la grafica migliora, perché... la grafica, cioè i dati grafici, man mano che giochi si vanno scaricando. Quindi una volta che te li salva nel dispositivo, poi la grafica dovrebbe migliorare. Ciao Kevin. Sono ancora raffreddato, ragazzi. Ho la voce rauca come le scimmie. L'audio è forte. Allora, sti audi troppo forti, molto invasivi. Com'è? Abbasso anche il microfono di TikTok.
TikTok che ho notato che è leggermente fuerte. Lo porto a 70, l'altoparlante lo portiamo a 150. Com'è su TikTok l'audio? Mi sentite bene? L'audio del gioco non è troppo invasivo? Allora, ciao Anna. Oh, grazie mille, salutamelo Anna. A me l'influenza quando arriva arriva, cioè mi dura anche 2 settimane. Anche tu raffreddato, Alexi. Ciao Filippo. Calcio, farò partita del che sono di calcio, sono stato al campo stadio, ho fatto 8 gol, Thomas, complimentoni. Ciao Lucio. Viva Billa. No Light, gioco PC, Circus of Tin Team. Nuovo gioco horror in cui siamo in un parco giochi, in un circo, un mix fra tutte le cose. Allora, fatemi dare un'occhiatina qua. 700 mi piace, oh, grazie mille, smerdata atomica. Allora, fatemi vedere qua Twitch come è combinato. Allora, canale, se carica più che altro. Canale, perfetto. Allora, la lentezza, qualcosa di spaventoso. Allora, che dite? 8 in matematica. Top. Oh, Dordo, grazie mille. Ieri la mia infanzia nei video su Baldi. Toxic Nick, non ti perdere i nuovi video. No, Giuseppe, niente Play 5. Il gioco non è gratis, ma non costa nemmeno tanto. Aspettate, vi dico quanto costicchia. Circus. Allora, quanto costi? Quanto mi costi? Ciao. Ciao Francesco. Allora, mi costi 7,03 euro. Oh Lucio, grazie mille. Costa 7,03 euro. Un cacchio praticamente. Allora, e ieri c'è stato ventaccio, veramente. È stato un vento assurdo. Light, purtroppo siamo qui. Nel senso, purtroppo siamo qui. Nel senso che ce l'abbiamo e ce la dobbiamo tenere. Va bene, tipo, tranquillo. Allora, ragazzuoli, che fa? Iniziamo? Sono curiosissimo di provarlo. Nuovo. Sei sicuro tutti i progressi salvati andranno persi? E dire che ancora non ho giocato, quindi sì. Direi di sì. Allora, premi tasti qualsiasi. Com'è l'audio? Jerry, come in, Jerry. I just arrived at the place. Ora lo sento basso, io però. Looks empty, I guess. What am I looking for again? Over. It's my metal ticket detector. Sono io. Sembra la grafica di Dude at Wars. Quindi. Yeah, whatever. Aprite, scavalco i cancelli dell'inferno. Isn't this place haunted? At least that's what I heard. Over. It is, but you're bigger than me and you can handle it. I dropped it somewhere. Ma i sottotitoli li abbiamo. Che? Quick and easy. Otherwise, I'll tell mommy punch me. Over.
Whatever. I'll get your stupid device back to you. Over. Oh, si sono aperti i cancelli dell'inferno. Ciao Lupo. Ciao Elo. Oggi horror, ragazzuoli. Fatto. Giovanna, tutto fatto. Trova il dispositivo Metal Ticker Detector Tab. Dove cacchio è? Ah, niente, lo devo trovare. Perché l'ho perso? Scusa, non l'avevo in mano. Dove cavolo è? Scusami. L'ho perso, mi è caduto dalle mani. Ma se scavalco... Oh, posso scavalcare, ok. Can't believe I'm doing this. Ok. Qua? Oh, c'è qualcosina qua. Esamina. Leggere. Ti credo sulla parola. Ok. Entriamo nel circo. Qua Mauro. Wait. Now I'm lost and stuck. Che cosa è stato? Se finiamo questo, Vincenzo, calpestando le paperelle di gomma, il nemico si accorgerà della tua presenza? Addirittura. Se finiamo questo in tempi brevi, casomai ce ne andiamo sul supermarket. Ma se a giro io... No, sti piedi. E scavalca nelle papere, no? Allora, restrooms, games, rides. Oh, generale Orsa, grazie mille. Fate tap tap, ragazzuoli. Death Park. Peggio, peggio. Death Park con la grafica di Youth at Wars. Possibile lanciare palle a altri giocattoli per fare rumore e distrarre i nemici. Ma dove sono le palle? Ma qua c'è una palla. Prendo palla. Sto fatto di afferrare con cumi da un fastidio. Chi è che piange qua? Salve. Ma lei è un bimbo? Vabbè, non indaghiamo. Circus of Team Team. Il gioco è Circus of Team Team. Nuovo gioco horror. È super biondo? Se deve essere biondo, deve essere biondo. Metal Ticket Detector è un dispositivo personalizzato che trova i biglietti del circo. Ogni volta che ci si avvicina un biglietto, fatemi leggere, porcaccia pupazza. I biglietti del telefono sono essere utilizzati per riscattare i prezzi in quel caso per aprire i cancelli di canzone. Perché mi mettete le scritte se non posso leggerle? Oh, e quindi perché mi sono portato una palla appresso? Io non ho capito. Allora prendo. Vedi? Trova 5 biglietti dorati per aprire il cancello. Ok, quindi con uno io equipaggio la roba. Perfetto. Dobbiamo trovare i biglietti dorati. Nel dubbio mi nascondo. Così a cacchio di cane. È un mostro. Devo dire che era un bimbo abbastanza cresciuto. Ok, un biglietto qua. Uno. Dobbiamo trovare 5 biglietti. Ah, il macchinario praticamente suona e ti fa trovare i biglietti. Ma dove? Ma qua? Dietro? Lecco? Perfetto, bravi. Ma forse dietro. Ci posso andare dietro? Mi state urtando le orecchie però. Eccolo là. Ok, siamo a 2. E meno male che c'è il rilevatore qua. Popcorn. Qua ce n'è un altro. No, non qui. Dove? Io non vedere l'altro. No. E allora è qui. Mi arrampico. Ah, vedi dov'è. Aspetta che mi arrampico qua. Ok. Poi qua. Poi là. Fatto comunque. A posto. Scambiate i biglietti dorati alla cabina. Ma quale? Quella che abbiamo... Ma quale cabina, scusa? Mi sono perso. There is a reason why they are locked up. Non aprire. Ma perché deve entrare qualcuno qua di brutto? Ah, guardalo da dove. Salve. Come sono fighi i personaggi, però. Ciao, Manuel.
Adesso manica buona pizza, grande pizza. Ormai porto di tutto a Alaxi. Ciao Manuel. Quando c'è un altro video sul canale non lo so onestamente. Devo vedere. Ciao napoletano. Io viola e tu super biondo. Io me li faccio platino, bianco proprio. Ok. Trova 12 biglietti d'oro per aprire il cancello. Ma che è? Raddoppiamo. Ad ogni stanza raddoppiamo qua. Ma già mi avete torturato le orecchie per 5 biglietti. Che cacchio? Mi scusi. Ma con quale criterio tutto ciò mi nascondo? Mi dire che è come Granny e sanno sempre dove cacchio mi trovo. Gioco dell'anno, ragazzi. Quindi... Ma dove? Ma che mi aspettava? Mi scusi! Ma che cos'è? Ma che cavolo è? Ma manco il tempo! Mi ha catturato semplicemente. Che dobbiamo fare? Quindi, ma ripartiamo da capo, no? No. Spero. Fammi vedere. Raccogli 12 biglietti, perfetto. Ora, se evitiamo di attirare i bimbi troppo cresciuti. Ma perché? Ma scusa, se mi nascondo io non la risolvo questa situazione. Ma guardalo là che brutto! Ma come fa a sapere? Aspetta che lo distraggo. Vai là, cucciolo, vai là. Non qui, là ci sono io. Vai, gioco con la palla. No. Cioè, lui sa che io sono lì. Con il criterio del niente. Oh, mi ha perso di vista. Gioco dell'anno, ragazzi. Giovanna, grazie per i cuori, rosa, lobbami. Vedi che brutto essere. Quindi adesso posso uscire in tutta... Ma com'è che non ci passo qua? In tutta tranquillità. Oppure lui è sempre qui. Entro dentro la sua gabbia perché io sono uno stupido. Ok, niente. Allora. E niente, esploriamo il Luna Park qui. Alla ricerca dei bigliettini. 12 ne devo trovare. Ma qui dove cacchio? Oh, qua ce n'è uno. Se non lo calpestassi magari. Sembrano i biglietti quelli di Willy Wonka. Ciao Filippo. Bambino leggermente cattivello. Poco pochino. Allora. Dove? Sento passi. Dov'è sto coso? Ma qua sopra. Sopra l'alberello. Non ci posso salire sopra l'alberello. Vai dall'altra parte. Non lo vedo. Ma qua? Non è vero, non è vero. Prendilo. L'ho preso. Me la fuggo. Sti bambini. Teneteli a casa, sti bambini grossi. È troppo cresciuti, più che altro. Dove mi nascondo? Ma perso di vista già. È peggio di Grannis già. È Manuel perché sto facendo un gameplay. Allora. Che è? Ma cavolo! Il suono attira il bimbo, sì. E quindi evitiamo di correre e calpestare roba per strada. Guardalo là. Allora. Io sono senza stamina. Mi ha preso. Mi ha letteralmente preso. Aia. Mi scusi. Che cavolo. Non avendo stamina. Dobbiamo stare attenti a dove arrivi. Cioè lui sente tutto. Peggio di Granny. Ora mi salva il fatto che io ho recuperato 2 bigliettini. Angry no, Vincenzo. Allora fammi vedere. No. Non mi salva il fatto che abbiamo preso 2 bigliettini. È ketchup. È più o meno. Eh...
Ciao Federico, ti ho salutato. Ciao Filippo, ciao Federico. Tendenza, non lo so, salvo onestamente. E che cavolo, ma perché? Io devo nascondermi perché così non faccio niente. Guardate che mi sono incastrato. Ok, lui è più veloce. Ma si è incastrato qua. Ma scusa, perché? E giro, giro tondo. Ah, ah. Aia. È impossibile. Ciao Cosimo. È impossibile questa cosa. Pipi. Allora, per favore, ci sarà un metodo. Allora, lui mi vede qua. Io me la compro subito indietro e mi vado a nascondere nell'armadietto. Fino a quando non si calma la musichetta. Vedi che lui corre. Ma io qua non lo vedo però. Ah, guardalo là, si vede. Ho capito, ma se se ne sta qui. Capito, se se ne sta qui, però dico che come fa a sapere che sono qui? Non mi fa più uscire. Si arrenderà prima o poi? Forse sì. O si è arreso. Ho scoperto l'inghippo, ragazzi. Oh, grazie, Timothy. Alla prossima, Timothy. Se n'è andato, bellissimo. Oh, quindi fino a qui ho capito forse come fare. Recuperiamo. C'è un biglietto qui a queste parti. No, dovevo semplicemente uscire. In teoria. Quindi evitiamo di calpestare la roba per terra. E cerchiamo di recuperare questi 12 biglietti. E non è che sono 4, però 12 sono 12. Usa per trovare i biglietti d'oro, ma fai attenzione quando emette un segnale acustico. Ah! Quando emette il segnale acustico. Fa casino e quello lo sente. Non lo usa allora. Ma col cavolo. Oppure lo stacco subito. Non è che è facile. C'è un biglietto da queste parti? Penso che ce l'avrò un attimo di tempo per staccarlo, no? Che... Oh, merda! Non sono stato io. È stato un topo. Allora, dove cacchio sono sti biglietti? Oh, staccalo, staccalo. È meglio trovarli di... Non c'è, dove cacchio? Là dentro? Ho raccolto un kit di pronto soccorso. Troviamoli guardando in giro, perché utilizzando sempre l'apparecchio attiriamo il bimbo. Che ho fatto? Perché è successa questa cosa? Vabbè. Non suona più qua. Ho capito, non c'è. Qui ci sono le sue piccole impronte. O sono le mie queste? Oh merda. Corri Ciccio, corri. Ho capito. Però non è che è normale sta cosa. Cerco un armadietto. Se lo trovo. Aspetta che lo distraggo. E vai a giocare con la palla. Ancora mi segue. Oh, c'è un biglietto. Oh, mi ha perso di vista. Ciao lupo. Ok. Ancora uno non l'ho trovato. Non è. Boh. Allora.
Ancora un fogliettino, là non l'ho trovato. Ciao Salvo. Ciao Danny. Il gioco è Circus of Tintim. No, ho calpestato le papere. Circus of Tintim. Però, ma dove cavolo sono i fogliettini qua, i biglietti? Questo che... Ma con questo posso sempre attirare l'essere. Ok. No, non è vero. Ma da quando in qua uno tira gli orsacchiotti e fanno squeak? Vabbè, va. Allora, home di kit. Nel dubbio. Non ci sono i biglietti qua, però. Ciao, Salvo, tutto bene? Tu... Oh, stacca, stacca, stacca. Ma dove? E qua me lo segnala, ma non c'è niente. Ah, qua dentro, oh, guarda, dov'è? Ok. No, non è vero. No, tu non hai visto niente. Ciao, Salvuccio. Un bug che dice che hai un iscritto. Ma dove, pinguino? Si sono cancellati tutti gli altri 180.000. Da dove? Da dove? Faccia di malefico, bimbo. Dove? Da oltre la tenda? Non mi pare corretta sta situazione, però. Io ve lo dico. Tutte le paparelle le sto schiacciando io. Dove mi nascondo? Capito, ma sono molto maldestro. Devo dire che sono molto maldestro. Mi vado a rinascondere, mi sta seguendo. Io avevo dei medikit. Aspetta che mi nascondo e vedo di utilizzarli. E ne ho due. Allora, se si usa. Perfetto, è almeno questo. Ciao Alex. Allora. Allora, quindi me la esco. Ma Twitch che fa, si è buggato? Oh, ho trovato uno. Benissimo. Ho trovato un altro. Siete tutti a cacchio di cane, poi, tra l'altro. Allora, mettiamo... No, attenzione qua. Bigliettino. Oh, merda, prendilo, prendilo. Prendilo e scappa. Oh, qua, qua. Mi nascondo. È peggio di Granny sto gioco. Guardalo là. Dopo supermarket, sì, Alex, vediamo. Caduta libera non esiste più, Manu. Allora, quindi siamo a 4. Non mi aprire gli armadietti. Meno male che stupido non apre gli armadietti. Non insultiamo in chat, per favore. Ti ho risposto, Manuel. Ti sei preoccupato? Perché Salvo? Ciao Floriana. Allora, c'è un medikit. Prendiamo medikit. Ok. E andiamo alla ricerca di altri biglietti. Ma perché non mi salva? Cioè ne ho già presi 4. E dire che per me è un grande progresso per l'umanità prendere 4 biglietti su 12. Qui non me ne segnala. Saranno tutti nascosti. Ok.
Ieri non c'eri in live? Ah, eh sì, perché quando ho da fare qualche cosina su YouTube in particolare, non vado in live. Allora, qui non ne vedo più. Dove cacchio sono gli altri? Salve. Ok, si è stoccata il collo. Ma voi mi picchiate? No, perché qua mi picchiate tutti. Salve. Che fate tutti i contorsionisti qua? Stacca, si animano tutti. Ma si sono mossi? No, si sono mossi, no? Secondo me si sono mossi. No, se mi ammazzate mi arrabbio. Non è che se non li guardo si muovono. Ho paura, ragazzi. Avete tutto il collo stoccato. Ho paura che se li tocco mi fanno jumpscare. Ma la viuzza là è bloccata. Salve. Ho come l'impressione che mi facciano jumpscare se li tocco. E alla mano. Oh merda! Me l'hanno fatto, però non sono morto. Va bene così. Ok. E siamo a 5 biglietti. Non sembra felice di vederti sti cosi. Non proprio, Luca, non proprio. Ma nessuno qui è felice di vedermi. Io cerco solo dei biglietti, non è che... Tutto bene, Floriana, tu? Io cerco solo dei biglietti. Non sono qui a rubare qualcosa. I biglietti costano troppo e quindi cerco di recuperarmeli gratis. Cosa sto facendo di male? Devo trovare 12 biglietti d'oro. Sì, Maria. Sì. Problema è che non è facile trovarli. Oltre al fatto che non si trovano proprio fisicamente. Sei pure perseguitata dagli esseri. Che c'è qua? Mi faccio il bagno, così. Nel dubbio. Non è che quello sente pure l'acqua. Va bene, esci. Non esce più. Si è incastrato. Come esco? A posto, Floriano? Come faccio ad uscire? Devo usare E. Ah, ok. La palestra con il gioco non lo so se ritornerà. Poppy Playtime o Garden? Poppy Playtime. Tranne l'ultimo che è un po' fastidioso. Allora. Che? Non è vero. Non è vero, non l'ho fatto apposta. Ma sentito? E non puoi calpestare le papere che già ti assalgono. Vedi che già mi aveva sentito quello. Giocavo anche a caduta libera, non solo. Bagnetto con lo shampoo. Manca il bagno schiuma però. Ora che non lo vedo però. Granny su PC? Probabilmente sì. Segnato che tu stavi giocando a Supermarket Simulator, nessuno veniva a comprare niente, quindi chiudevi tutto perché eri andato in bancarotta. È giusto, Pinguino. Che bell'auspicio. Allora, cerchiamo di... qua c'è scivolo. Perché forse noi dobbiamo cercare anche all'interno delle attrazioni, non solo per strada. Qui c'è la casa spaventosa. Stacca sta a fare. E quindi qua ci sarà qualcos'altro. Tipo là dentro, ecco. La casa degli orrori. Ma sentito quello? Che cavolo! Ma sentito, no? No, non mi prendere perché mi arrabbio. Perché non mi hai visto se mi sono infilato da qua. Bomba d'orologeria. E dov'è il bigliettino?
non c'è. Boh, c'è un medikit invece là. E almeno quello lo prenderei. Non è vero! Oh, non è vero, non è vero! Aia! Corri, ciccio, corri! Se trovo un armadietto, mi nascondo. Se lo trovo, se non lo trovo, siamo fregati. Mi devo pure curare. Oh, c'è l'armadietto. Mi curo. E niente. Mi sono fatto prendere per prendere un medikit. E alla fine il medikit che ho preso l'ho sprecato per curarmi. Quindi è come se non avessi fatto niente proprio. Garden of Banban, non tanto, devo dire. Allora, se il cuore smette di pompare così rapidamente, andiamo avanti. Posso? Vedete che mi aspetta qua perché mi incavo. Salve, bimbo. Allora, non calpestiamo niente. Ok. Allora, esco l'aggeggino e cerco di ritornare alla casa infestata, che lì ce n'era uno. Adesso va la... Schiacciato delle cose, no? E lì ce n'era uno, adesso va a ritrovare. Di medikit. Cura, no? Non suona più, si è rotto. Ma no? Dove cacchio era la casa? Qua c'è qualcosina. Attenzione alle papere. Ah, qui c'è il bigliettaio. Utilizzo. Ah, una volta che prendiamo i 12 ticket dobbiamo venire qua. No, aspetta, là ci sono le papere. Allora, qui c'è furgoncino. Papere. Qua? No? Non c'è un cavolo. Cacchio, è andata a finire la casa quella degli spaventi. Non la vedo più. Oh, stacca, stacca. Ma dove? Dentro il cestino? Dov'è? Ah, qua, guarda dov'è. Ok, recuperato. Ma avrà sentito quello, no? Allora, qua non c'è niente. La casa io non la trovo più comunque. Carnival. Di qua si esce. Comunque dobbiamo portargli sti biglietti. Attento, non mi fa uscire. Ruota della fortuna. Oh merda! Via! Corri! Che non corre? La stamina, non ho mai stamina io. Corri, faccia di capo. Un armadietto per Blizz, un armadietto. Bisogna ricordarsi dove sono tutti gli armadietti. Corri! Lì, c'è un botto di roba. Ora che me la sto lasciando. Forse mi ha perso di vista. Là c'ho forse un bigliettino. Calma e circospezione, Luca. Sempre e comunque, bigliettino. Ok. Ce ne sono altri qua. Aspetta perché ha detto. Ah, vogliamo finire? A destra. Qua è rimasto qualcuno schiacciato. Oh, stacca, 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 che l'ho visto. Ok.
sperando di non perdermene qualcuno. Quanto siamo arrivati? Siamo a 8, gli ultimi 4. Ce la faremo? Basta! Basta! Allora, io cerco di ritornare sui miei passi, perché morirci adesso mi urterebbe l'anima. Quindi vediamo se riusciamo a trovare qualcosa nelle immediate vicinanze. Vediamo un po'. Qua non ne vedo. La stamina sempre mi abbandona. Mi sa che l'altro era alla casa degli orrori, però non la ritrovo più. Esamina. Che ha chiesto cosa? We want free. Qua c'è armadietto. Qua che c'è? Che ha chiesto cosa? La casa io non la ritrovo. E dire che là sicuramente c'è. O paperelle, no? Evitiamo le paperelle. Ruota, l'abbiamo vista, non c'era niente. Oh, le tazze. Non è vero, non è vero, non sono stato io. Mi ha sentito? Sì. Paperella. Aspetta, me ne vado indietro, va. Allora. Qua c'è il madietto là. Oh, fogliettino qua. La stacca, stacca, che l'ho visto. E siamo a ben 9, ragazzi. 9 biglietti. Ok, sto coso non è che funzioni poi così tanto. Cioè, comincia a suonare quando ci sono proprio accanto. Quindi fa proprio schifo come attrezzo. Allora, di qua ci sono già stato. Io la casa non la ritrovo. Dentro qualche cestino, no? Attenzione alle papere. Allora, qua non ne vedo. Tra i cavallini. Non ne vedo. Tra i cavallini niente. Boh. Giro giro tondo per non trovare niente. Dov'è l'uscita? Cacchio è l'uscita. Allora, di qua. C'è un generatore pure. Allora, devo ritrovare io quella casa, perché là c'era. Non la trovo più. Qua? Qua ci sono già stato. Penso di sì. Ma niente. Ciao Ioxil. Qua non c'è niente. Oh, ho trovato un buco. No, questo è quello di prima. No, niente allora. Allora, attenzione che il bimbo potrebbe aggirarsi. Non so parlare oggi. Ho il naso chiuso. Oh, da lì si sale. Invece no. Volevi. Ah, questa è la piscina dove ci si butta da lì sopra. Non è che lì sopra c'è un ticket. Dove cacchio sono gli altri tè? Non trovo gli altri tre. Non calpestiamo la roba, per favore. Te pare. Perfetto. Due volte addirittura. Come se una non bastava. Aspetta, mi vado a nascondere in qualche modo.
Mi faccio piccolo piccolo qua. Ciao inquisitore. È inquietante, sì. C'è sto bambino gigante che ti vuole ammazzare. Ho il naso chiuso, ragazzi, non riesco a parlare. Allora. Oh, guardalo là. Si mimetizza nel fumo viola. E niente, me ne mancano tre. Riusciamo a trovare tre biglietti in questo postaccio orribile. Si può salire nella ruota? No. E niente, io devo ritrovare quella cacchio di casa. Non c'è niente. Oh, ho trovato invece. Ho ritrovato la casa. Ok, però qui non suona. Ecco, l'ho presa. No. E qua non suona. Allora non c'è niente qua. Oh, invece c'è. Stacca, 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 stacca. Ma dove? Ma entra qui dentro lui, no? Per sicurezza scappo. Ma cacchio. Adesso mi ritrovo in faccia. Oh, guardalo là. E allora, mi suona. Ma entra. Mi nascondo, non sono stato io. Ma entra. Ci deve essere qualcosa. Ne mancano tre, non è che ne manca uno. Uno è qui nelle vicinanze. E gli altri due chissà dove. Se io attivo qua. Vabbè, fin quando lui non se ne va, abbiamo il tempo. Ciao Zain. Allora bimbo, che facciamo? Ce ne andiamo. Allora, deve essere qui, perché mi suona qui. Bello che ride. Deve essere da queste parti. Ma dov'è? Mi suona qua. Non suona più. Com'è che non suona più? E suona qua, ma dove? Ma dove cacchio è sto coso? Ma devo salire, mi devo arrampicare forse. Non c'è un cavolo qua. Attaccato al tetto. Non c'è. O è fuori e per un bug me lo segna qua. Non lo so, non saprei. Che me lo segna qua. O è sopra la casa. Nel barile non c'è. Non lo vedo. Qua non c'è nemmeno. Ma non vorrei che mi entra l'essere qui. Lo sento qua vicino. Faccio un po' di parkour. Casco nel pagliaccio. No, comunque non c'è niente. O è sopra. Ma intanto anche puntando a terra me lo segno. Oh merda, è arrivato qua dentro. Ma come fa che è grosso? Non ci passa. Via. Gioca con la palla, va.
mi sa che... Ma perché si può salire? Ma cacchio è sto biglietto? Fasmofobia, sì, lo conosco, mai giocato però. Sorpresa. Cioè quale, Giuseppe? Salve. Quante lingue so? Manco, non so manco l'italiano, figurati. Allora, qual è sto gioco Ubisoft a sorpresa? Allora, là mi segnala il biglietto, io non lo trovo. Questi vagoncini. Io non lo vedo. Lo porta la sedia. Comunque abbiamo scoperto che lui qui può entrare. Quindi attenzione. Io non lo vedo sto cacchio di biglietto. Qui c'è il martello, la katana. Il biglietto dove cavolo è? Sul tetto, no? Non lo capisco. Mi suona qui. E quindi? Oh, inquisitore, grazie per aver condiviso la live. Mi suona lì, ma... Boh, mi sento preso in giro. Come su tutti i giochi, poi, tra l'altro. Non è che... Oh cavolo, è entrato. Dietro tu dici? Proviamo. Vediamo dietro. Allora me lo ritrovo in faccia. Oppure sotto? Io mi abbasso, capito? Come se vedessi meglio. Non è un gioco VR. Oh, guardalo dov'è. Tre ore. Oh, vabbè, non mi hai fatto niente perché sto guardando il biglietto. L'abbiamo trovato. Ora però voglio vedere se lì mi suona ancora. Tutti questi jumpscare comunque fanno rumore e attirano l'essere. A quanto ho capito. Quindi vado a rivedere lì. Magari non mi suona più. Se non mi suona più è a posto. Adesso me lo ritrovo in faccia. Non mi suona più. Grandissimi ragazzuoli, grandissimi. Ora ne dobbiamo recuperare gli ultimi due. Gli ultimi due. Ma dove cacchio sono gli ultimi due? Floriana, me lo so chiesto pure io. Come fa ad entrare che... Vabbè, dico, la zona è abbastanza ampia effettivamente. E lui entra, quello entra. Lui entra ovunque. Quindi, ora con affarino alla mano, cerchiamo di recuperarne altri due. Non deve essere tanto difficile, no? Gli ultimi due. Vediamo che c'è qui. Di qua ci sono già passato. Ora altre tre ore per trovare nuovi luoghi. Di qua. Le casse non si aprono. Ma i serpenti che mi minacciano. Allora, qua non vedo niente. Knock him down. Non è che devo buttare giù qualche orsacchiotto qua, qualche scimmietta. Allora, qua. Non c'è un cavolo. Se salto su qui, non succede niente.
Cacchio, sono sti biglietti. Salve, ma lei... Buon uomo, lei ha visto qualche biglietto? Salve, com'è carino lei. Ho paura che lei esca da qui prima o poi. Non c'è un cavolo qua. Ciao Paolo. Da 3 giorni esce Witch Cry. Lo proveremo. Allora, lei può parlare quanto vuole. Io non ne trovo più biglietti. Me ne mancano 2. Si può? We want free, questo l'avevamo letto. Mi stanno girando gli occhi. Qua nello scivolo ci abbiamo visto. E non c'è un cavolo. Poi... Non ci sono sti ultimi biglietti. Non è che devo ritornare nella zona iniziale. Qua che c'è? Un cavolo. Qua che c'è? 2 cavoli. E qua non c'è nient'altro. Qui ci sono già passato. E non penso ce ne siano altri qua. Sento passi. Dov'è l'essere? Dove cacchio mi sono infilato io? Qui non ce ne sono più, credo. Qui al centro. Oh, aspetta che lui sta arrivando. Lì c'è le altalene e ci sono arrivati, ci sono passato. I cavallini e ci sono passato. Faccio il giro inutilmente perché non c'è niente. Non mi suona, quindi non ci sono effettivamente. Ma cacchio sono sti biglietti? C'è un Pinocchio là, di qua non ci sono mai andato. Che cavolo! Ho fatto casino. Aspetta, forse l'ho trovato. Se non mi facessero jumpscare, magari. Ora l'ho riperso, Pinocchio. Dice che prima somigliava ad un troll. E qua sono tutti esseri strani. Gli altri biglietti potrebbero essere ovunque. Eh sì, Floriano, il problema è quello. Me ne mancano 2. Uno forse è lì, da Pinocchio. Alessandro, grazie per i follow. È perché quella è una delle zone che non ho ancora esplorato. Quindi uno deve essere per forza là. Quindi, se mi ricordo dove era, più che altro. Perché mi devono fare gli jumpscare loro, perché sono facce di capra. Paperelle. E dove era ora? C'era un Pinocchio. O era la scimmia? Mi sono perso. No. Non era la scimmia, io avevo visto un Pinocchio. Attenzione a mettere i piedi. A dove mettiamo i piedi? Non lo trovo più, dai però. Aspetta, io sono arrivato da qui. Oh, l'ho visto. Però sento passi. Oh cavolo. Oh cavolo! Allora, finiamo per favore. Devo esaminare il Pinocchio. Oh, c'è un medikit qua. Se io trovassi una palla, cercherei di destabilizzarlo un pochino. Vedi dov'è? Non era quello che volevo fare, però l'ho fatto. Non c'è niente comunque qua. Oh merda! No.
Ma dove cavolo sono gli altri biglietti? Un radar, sì, esatto. Un radar che coprisse le grandi distanze, quantomeno. Alessandro, ben ritrovato in live. Allora, ciao Maria, ciao Rosa. Cioè, è impossibile così trovarli. Trovo posti che ancora non ho esplorato, ma dico, non ci sono. Cacchio li vado a trovare? Non è che posso perdere un'ora per due biglietti ora. Se mi uscite ora disinstallo il gioco, sappiatelo. Che dopo un'ora di live mancano due biglietti e mi ammazza, io incendio pure il PC. Allora, non c'è, il bello è quello. Non vedo biglietti da mezz'ora. Qua niente. Qua niente. Di qua sono già passato. Lì c'è l'autoscontro. Lì ci sono le altalene. Qua ci sono i cavallini. E non c'è un cavolo. Caramella, niente. Giro giro tondo, esatto, Florina. Giro giro tondo, quanto è figo il mondo. Ubisoft arriva su Steam e sorpresa c'è The Crew Motorfest. Non lo conosco, ma di che parla? Il Pinocchio non mi ha dato nulla di nuovo. Non è proprio Pinocchio, però va bene così. Non c'è niente, infatti. Qua dentro non c'è un cavolo. Sento passi. Qua non suona. Le tazze. Ci siamo stati mai alle tazze? È bello che non suona. Quella è lì. Mi ha visto, mi ha visto. Se mi ammazza, do fuoco alla casa pure. La stabile. Cerchiamo di seminarlo con un po' di tattica. Sono gli armadietti. Non ci sono sti biglietti. Cercatemi la soluzione, va. Ma cacchio sono sti biglietti? Ciao Francesca, alla prossima. Non si trovano i biglietti. Ciao Dordo, sarà nel posto più disperato della mappa. Ma il fatto è che già ho esplorato tutto, cioè io qua. Non c'è un posto dove io non abbia già visto. Il cosino qua non suona più. Si è buggato il gioco. Oppure è proprio nella prima zona. Qua che c'è? Qua ci sono passato? Dove c'è il pirata? Di qua ci sono già passato. Qua non c'è. Di qua che c'è? Oh, il trenino. Nel trenino non ci sono mai stato, effettivamente. Oppure sì. Ma quanti siete qua? Oh, trovato. Aspetta. Trovato, ragazzuoli. Se riesco a prendere questo, me ne manca solo uno. Lì c'è armadietto comunque. L'essere adesso si fionderà qui.
facendo un bando. Un bando, pinguino, un bando di che cosa? Nelle tazze non mi suonava, quindi non c'era niente. Credo. Non l'ha sentito. Boh. Lo prendo. Che cosa? Che è successo? Io gli jumpscare non li vedo, perché se sono intento a prendere il biglietto è normale che io non li vedo gli jumpscare. Dove cacchio mi trovo? Manca l'ultimo! L'ultimo biglietto, vado a trovare. Ho perso qualcosa? Non credo. Vuoi vedere il mostro? E ora, prima fammi vincere il gioco, poi te lo faccio rivedere. Allora, ancora mi batte il cuore forte forte, quindi mi sa che è qui vicino. Però non lo vedo. Che è successo? Ho paura ad uscire, perché se metto il naso fuori quello qui mi ammazza. Vabbè, non c'è. Quindi manca l'ultimo. E vediamo, perché allora a sto punto è da queste parti. Ruota panoramica, non ci sono stato. Credo. O sì. Dai, non ci passa di qua, mi fa mi prendo in giro. Non c'è. Non è qui. Ora altre tre ore. Tendone. Salve, eccoti l'essere. Eccotelo là. Quanto è figo. Non dire niente. Allora, se mi suona qui ho un problema, perché lui mi sente. Perfetto. Anche se non suona mi sente, perché io schiaccio le papere. Allora, non so dove cacchio andarlo a trovare l'ultimo. Qua che c'è? Castello. Di qua mi pare di esserci già stato. Trenino, ci sono stato. Paperella l'ho schiacciata. Corre ciccio. Questo l'ho appena preso. Ciao mommy. E casomai andiamo sul supermarket. Ma la vedo critica, visto che non trovo l'ultimo. È sempre... C'è qualcosa qua? No. È le cose che esplodono così a cacchio di cane. Dai che ce la facciamo. Ma quindi è esploso? È qui. Madonna. Che cacchio volete? L'ho sentito il biglietto però. Il suono. O no? Guardalo dov'è. Me ne vado, ragazzi. Scambio i biglietti dorati alla cabina di uscita e me ne vado. C'è da capire dove cacchio è l'uscita. Come ritornare all'uscita, più che altro. Quindi, con tanto nonchalance e un po' di tattica e un po' di stealth, cerchiamo di fare il giro giro tondo. Prima o poi ci arriveremo. Sento passi. Ecco
Concentrati. Paparelle! Paparelle, non schiacciamo le paparelle. Concentrati. Ok, da qui siamo partiti praticamente. Quindi era da queste parti. Paparelle. Mi sono perso, ragazzi. Dove essere da queste parti? Vabbè, facciamo, circonnavighiamo la zona, prima o poi arriveremo. Allora. Non lo trovo più. Aspetta, forse l'ho trovato. Trovato, trovato. Buon uomo, ho trovato tutto. Ecco a lei. E me ne vado. Ma non credo che il gioco sia finito comunque. Adesso sarò per... Abbiamo finito il gioco. Tutto sto casino a recuperare 12 biglietti per poi sempre comunque morirci. Ciao Pamela. Carino però, dai, carino. Ciao Francesco. Sì, Giuseppe, quando mi va di portare oro, lo porto oro. La torta alle carote, buona la torta alle carote. Mi ricordo le tortine, quelle che compravo ai tempi. Le tortine alle carote. Ok, gioco finito ragazzi. Abbiamo finito in un'ora, 20 minuti a parlare, a chiacchierare. Caricare, impostazioni, no, ma... Ora, su YouTube io come faccio a cambiare categoria? Un bando di Roblox con la polizia di Stato. Cioè? Spiega. Allora, va bene così. Carino, molto carino quel gioco. Direi di... Me la esco e andiamo su supermarket a sto punto. Allora, riattivo il gioco. Prima bevutina tattica, però che ho la gola asciutta. Ma com'è che ho chiuso Kick io? Ma si è chiuso Kick da solo o l'ho chiuso io? Parlo di chat ovviamente, non so se qualcuno mi aveva scritto. Allora, channel. Allora, chat. Okay. Il gioco, quando aggiungeranno qualcosa, sì. Aspettate, mi riempio il bicchiere. Ciao Bro Beryl. Devo aggiornare la categoria pure. Ora vediamo come fare su YouTube però. Su YouTube è complicato cambiare categoria. Un po' di ASMR. Vedi, se lo schermo in live, non l'icona, devo risolvere. Lo schermo in live, in che senso? Ma da dove, da PC? Allora, quindi...
Come cambiare categoria? Modify. Questo non c'entra un cavolo. Postazioni. Su Streamlabs era una stupidata. Quindi io dovrei farlo servizio su servizio praticamente. Allora, iniziamo da Twitch. Bella sta cosa. Oppure c'è una tecnica, ma io non la conosco. Magari c'è, aspetta, profilo, strumenti, pannelli. Servizio, trasmissione scena, chat. Lo cacchio, prova a trovare. Impostazione, avvia registrazione, chat, feed, multiple out. Pannelli, niente. Vabbè, lo faccio servizio per servizio, perché altrimenti qua siamo a torre. Ciao Eruk. Quindi su TikTok non si può fare, e questa è buona, e questa è la prima. Poi su Twitch non posso registrare lo schermo. Ma tu parli di TikTok, cioè dallo schermo del cellulare di TikTok? Antoniti, tutto bene tu? Allora, quindi cambiamo categoria. Cambio proprio il titolo pure. Continuiamo, supermarket. Market Simulator, giusto? Perfetto. Ctrl C. Cambiamo categoria. Supermarket Simulator. Trovato. Tag. Supermarket Simulator. Perfetto. Fine. Oh, e su Twitch l'abbiamo aggiornata. Ora il problema è come faccio a cambiarla su YouTube, perché quello è un vero problema. Perché se io creo l'evento di un gioco con la copertina di un gioco, è normale che poi non posso cambiare. Quindi vediamo un po'. E al limite non la cambio, dobbiamo fare. Se mi carica. Oh, bro Beryl, grazie mille. Allora, io provo ad aggiungere l'arena nuova. Buona fortuna, salvo. Allora, quindi vado su contenuti live. Casino. Comunque penso di non poterla cambiare. Dettagli. Non la posso cambiare. Non la posso cambiare. Cioè io dovrei ricreare un altro evento praticamente. Attaccare la live sull'altro evento, staccando questa. Che casino. Che volete fare? La stacco e riavvio un nuovo evento, oppure continuiamo qui? Soprattutto quelli di YouTube. YouTube scrivi dopo Circus of Team Team Supermarket Simulator. Mi sa di sì, perché rifare un'altra live mi scoccia. Sì, lasciamo il mondo come si trova. Allora. Lasciamo tutto così. Devo fare un attimo aggiornamento del telefono. Va bene, Antoniti.
Ciao Sniper. Ciao Fib. Ciao Gianna. Continuo qua, sì, altrimenti succede così. Quindi, dove eravamo arrivati su questo fantastico... Tra l'altro sta arrivando un altro simulatore, ragazzi. Non vorrei spoilerarvi niente. Ma dovrebbe arrivare anche Gas Simulator, quello che ti fa la benzina. Gas Station Simulator. È uscito il DLC. Stai riguardando la serie di Minecraft. Probably i tempi che corrono. Allora, siamo arrivati dove qua? Che devo fare? Devo ordinare un sacco di roba perché mi manca tutto. Ok, tra l'altro manca poco, siamo a livello 15, posso assumere il dipendente, lo sfruttato che mi va a prendere la merce. E va bene così. Allora, quindi farina bianca, l'ho vista, è un casino, fare tutto a mano è un casino però. Aspetta, devo cambiare categoria anche su Kick. Sono solo io su Kick praticamente, quindi però nel dubbio. Mi sa che Kick non va tanto bene. Nel dubbio però... Che fa? Non ci provi. Allora, come si fa qua? Creator dashboard. Editor edit stream. Continuiamo. Supermarket simulator. Supermarket simulator. Save. E va bene così. La chat dov'era? Ciao gatto. Allora, channel. La lentezza dei caricamenti. Chat. E vabbè, e questo è fatto, a posto. Antonity. Ciao Antonity. Tipo un modo che fa, per esempio, in alcuni giochi vedete se è portato per questo gioco. Non lo sapevo, pinguino. Allora, quindi farina. Io ho della farina, lo so per certo che ce l'ho la farina. Eccola qua. Raccogliere, perfetto. Ora passare da un gioco all'altro con i controlli totalmente cambiati non è facile. 5 pacchi di farina, che schifo. Allora, aspettate un attimo. La farina, quella rossa, dovrei avercela. Ah, ne abbiamo un'altra blu, fantastico. Mettiamo qua. Ma io che conservo 4 scatole di Godbook. Poi quella rossa c'è pure. E la mettiamo. Tac, tac. I prodotti devono essere uguali. E perché? Che scusa, non è farina. Ah, questa è la pasta. Questa è la pasta. Io che credevo che fosse la farina. Questa è pasta. E niente, ho scherzato. Io l'ho messo qua perché l'ho scambiato per la farina rossa. E quindi non abbiamo farina rossa. C'è la farina rossa. Ok. Mettiamo farina rossa. Buttiamo scatola. Scambiamo cartellini perché quella è pasta. Quindi io questa la metterei... Ah no, perché è giusto, perché qua sono accanto. Allora lasciamola qua. Va bene così. Poi, il pane. Il pane ce l'abbiamo da queste parti. Che casino sto coso. Pane... Oh sì, c'è. Ok. Andiamo a refillare zona. Sniper, ti sei perso un bel giochino horror. Se è lento come lo manca, il rifornitore sarà anche più lento. Secondo me sì, pinguino, secondo me pure. Il rifornitore farà un passo ogni 8 ore. Ma meglio di niente, perché dobbiamo... Allora, quindi... Ah, la pasta comunque ci manca, quindi la prendiamo lo stesso. Che rottura di scatole sta cosa. Perché non posso rifornire direttamente da qui io? Che devo prendere gli scatoli e me li devo portare a mano. Ma dico... Perdo un oro ogni volta prima. Allora, olio di semi.
che abbiamo una sola bottiglia. Eccolo qua. Olio di semi. Tac 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 tac. Comunque mi è piaciuto sto giochino horror. Bravo Antonio Sabati, Sabati. Allora, il pane è finito. L'olio d'oliva più o meno c'è. Il latte a bottiglietta qua c'è. Il riso ce l'ho. Ok, il riso ha voglia. Mettiamo riso. Tac 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 tac. Ok. E vediamo ora che cosa dobbiamo ordinare. Che manca? Io ordinerei altro pane, altro caffè. Due pani, due caffè. Il caffè c'è? Il caffè mi pare che questo è i succhi. Caffè, caffè, caffè. Il caffè c'è. Però qua possiamo riempirlo. Caffè Narvalo. Ok. Ma io lo ordinerei lo stesso però. Vediamo un po'. Vabbè, c'è un'altra confezione. Direi che può bastare. Quindi lo mollo. Allora, quindi il pane da prendere. Quello è sicuro. Poi, nel dubbio, io potrei sbloccarmi. Che abbiamo 1.300. Che fa? Qualcosina non te la prendi. Che possiamo fare? Ci sblocchiamo altra merce? Oppure ingrandiamo il nostro negozio? $750. E che cacchio. Ti è piaciuto Pinguino? È carino, dai. Aspetta, mi soffio il naso, va. Allora, quindi che faccio? Ingrandisco. Nuovo cibo e bevande. Sì, però dove le mettiamo tutte queste cosucce nuove? Che qua gli scaffali sono tutti pieni. Potrei sostituire qualche doppione eventualmente. Solo che le scatole le ho buttate. Qui per esempio potrei fare qualcosina volendo. Ciao vino rosso. Vediamo che possiamo comprare, va. Allora, sviluppo, fatture, licenze. Devo pagare le bollette. $13, $35. Allora, che possiamo comprare? 1.100? Burro, cereali, pollo, patatine fritte, pizza mista e sacchetto di patate. Ma questi sono surgelati però. Io il congelatore non ce l'ho. Quindi qua che c'è? Mozzarella, parmigiano, miele, tonno, uova, zucchero a velo, altri zuccheri, candeggina, detergente, pastiglie per lavastoviglie, saponi mano, shampoo, carta igienica. Che prendiamo? Un po' di detersivi. Qualche scaffale al centro, ora ci organizziamo. Sì, effettivamente se prendiamo i detersivi, e lo prendo, li mettiamo al centro. Così, sempre nel dubbio. Quindi, sviluppo, no? Mercato, arredamento. Allora, quindi io prenderei due scaffali. E però siamo a corto di spiccioli poi. O prendo uno scaffale. Oppure sposto il latte. Visto che lì abbiamo troppo latte e metto qui i detersivi. Che dite? Che perché qua gli spaghetti sono un casino. Quindi io ordinerei, vediamo, aspetta. Abbiamo degli spaghetti, così mi sposto gli spaghetti. Manca un sacco di roba poi tra l'altro. Spaghetti io non ne vedo, non abbiamo spaghetti in magazzino. Che brutta cosa. Ah, l'olio d'oliva c'è qua. Metto olio d'oliva, però quello potrei lasciarmelo. Che facciamo? Ciao Nico. Solo prodotti di qualità Einstein. La spesa di tutti i giorni.
Prendo una bottiglia e niente, non c'entra. Volevo spostarmi qualcosina qua. Non lo so, però se non avendo scatole non possiamo fare niente. Intanto mi aggiungo il pane perché... mi serve il pane pure. Il tè invece com'è? Allora, il tè qualcosina c'è, però rimpinziamo qua. Allora, tè. Secondo me devi riportare... No, co, non vedo qua. Ah, intendi Warzone, Kevin? Vediamo come va. Allora, quindi, aspetta che cominciamo ad ordinarci un po' di cosucce. Mi serve il pane, almeno due li pigliamo. Poi, reparto frigo devo vedere che mi manca. Gli arachidi, mi pare che mancavano al magazzino. Gli spaghetti uno lo prendo. Poi... le bibite, devo vedere come siamo combinati. Una confezione di latte la prendo, così mi scambio le cose. E poi tutti i detergenti. Candeggina, detergente per pulire, pastiglie lavastoviglie, saponi per le mani, shampoo. E abbiamo finito qua. Come abbiamo finito? Devo fare un altro ordine. Ok. Saponi, shampoo, carta igienica. A sto punto ne prendo due, boh. Sapone, pastiglie, spendiamo un sacco di soldi. 8. Poi vediamo che manca di succhini. L'acqua mi sa che manca. L'acqua mi pare che l'acqua non ci fosse. E infatti non c'è l'acqua. E invece c'è l'acqua. Buono. E allora riempiamo là, vediamo che cosa mi manca. Ciao Achille. Allora, altra acqua. Ok. Riempiamo acqua. Dov'è? Sempre qua. Poi il latte fresco c'è. Le uova. Metterei qualche confezione di formaggio. I succhini. Manca tutto. Voglio assumere il faccia di capra. Là. Allora, questo lo rimetto qua. Allora, succhini. Mancava il succo d'arancia. Questo è di mela. Il succo di mela com'era? Qualcosina. Poi Sprite. Manca tutto. Allora, poi butta sto cacchio di cosa. L'olio l'abbiamo messo. Lo zucchero a velo. Qualcosina. Ok. Tac, tac, tac. Questo lo butto. Poi, la coca com'era? Coca. Quella normale, che si vende tanto. La Coca-Cola turca. Elevateli sti vetri, sono troppo trasparenti. Ok. Poi, succo d'arancia. Tac. Uno, me ne è rimasto uno. La Sprite c'è. Devo ordinarlo il succo d'arancia. Quindi un succo d'arancia. Ricordatemi il succo d'arancia. Poi la Sprite. La Sprite ha voglia. Quindi mettiamo qua. Tac. Perfetto. Aspetta che mi ordino il succo d'arancia. Che manca poi? Allora, uova e formaggio. Ce li abbiamo, mi sa. Qua la Sprite ce n'è ancora. Sì, ha voglia. Quindi uova e formaggio. Le uova le abbiamo, sì. Gli spaghetti ci sono. Gli spaghetti due ne ho addirittura. E li ho ordinati, no? Togliamoli. Ma già forse li ho ordinati. Che cacchio. Supremo, buon pomeriggio. Hai fatto una live su Formula 1 2018. Perché non lo fai su... non l'hai il plus tu su Play? Hanno dato il 2023 gratis. Ciao Riccardo. Il succo d'arancia messo, già ordinato. Gli spaghetti devo togliere.
Ti ho il formaggio. Che di spaghetti ne abbiamo una quantità industriale. Forse li ho presi per spostarmi questi, però. Vabbè, no, no problem. Allora, metti nel formaggio. Poi da domani poi vediamo che c'è l'essere sfruttato che lavora per noi e vediamo come organizzarci. Il formaggio è finito. Perfetto, ordiniamo formaggio. E quest'ordine è bello che è completo praticamente. Allora, prenderai uno di spaghetti. Sapone, detergente. Ah, già li ho ordinati, che palle. Niente, allora. Prendiamo formaggio. Niente. Altro ordine di 400 dollari. Non li ho. Com'è che non li ho, sti soldi? E allora uno. Sono spicciolato. Allora togliamo qualcosa. 150. Le pastiglie per la lavastoviglie mi costano 159 dollari. Ma di che le avete fatte queste pastiglie? Scusate. Di sale dell'Himalaya proprio. Va bene così allora. Pezzi di taccagni. Ok. E vabbè, pazienza. Ora c'è tutta. C'è da sistemare tutta sta merce. Non è che faccio sta cosa. Stai provando le vecchie piste. Perché sul 2023 non ci sono tutte le piste che già c'erano. Dove me li metto ora? Però non siate brutte persone a dire dove. Ora ho un problema qua, scusatemi. Aspetta, il latte l'ho ordinato, giusto? Vado a capire dove cavolo è. Questa candeggina, no, buttala qua la candeggina. Allora, latte, eccolo qua. Cerco di spostarmi qualcosa da qui. Vabbè, li metto qua. E questo è pure pieno. Ho troppo latte. Ho troppe mucche. Ok, e questo direi di posare. Ah, c'è qua la possibilità di metterlo qui sotto. Mettiamolo qui sotto. Oh, e vedi che già mi sono liberato mezzo scaffale. Quindi, candeggina. Le cose di casa unito al cibo, fantastico. Detersivi unito a cibo. Com'è che non chiude ancora? Non l'ho capito. Poi non ci scordiamo i prezzi. Guarda là Mastro Lindo. Ciao Riccardo. Sempre merce strada, sempre comunque. Ma veramente le pastiglie più care del mondo. Ma si vende un po' di tutto, Achille. Non c'è un qualcosa che vende più di altro. Quando le cose vanno in sconto si vendono tutti, si vende tutto. Burro d'arachidi, qualcosina possiamo metterla, anche se in magazzino non ne ho più praticamente. Infatti. Ok. Poi, questo che è? Gli spaghetti. Gli spaghetti io me li volevo spostare. Lo lascio vuoto, non posso fare altro. Spaghetti me li lascio qua. Questo lo lascio vuoto per ora. Cerchiamo di liberarci. Dove lo metto ora che non c'entra più? Per terra così. Ci hanno gli scarafaggi. Malese, Germania, Russia, Vietnam. Non ci sono sul 23. Portogallo e Francia ci sono. Ah sì? No, sta cosa non la sapevo. No, io se comincio a portare un F1 porto direttamente il 24 se me lo danno. Poi dice, ma tu che cacchio richiedi Formula 1 che non hai mai giocato ad un Formula 1? E io ci provo lo stesso. Allora, mettiamo i prezzi. 4,80. 85. Vabbè, candeggina carissima questa candeggina. Poi, 3, facciamo 10. Poi, questo che è? Lo shampoo, se lo shampoo, quello che ti fa venire l'orticaria in testa. 0 punto, facciamo 10. Ok. Poi, cosa c'era di nuovo? Non ho messo nient'altro per ora. Le pastiglie per la lavastoviglie più care del mondo. Ah, perché il maxi pack da 600 capsule. Ecco perché. Vediamo quanto la vendo. Devo fare un magazzino pure per i detersivi.
Quanto la vendo una confezione di capsule io qua? No, non la voglio rimuovere. $20! Ma io laverei con gli sputi, altro che. Vado a spendere $20 di capsule per la lavastoviglie. Ma che cacchio. A sputate, che disinfettiamo tutto. Visto che avevi detto che volevi fare il solito disco, però alla fine... Pinguino, no, voglio capire io un po' come fare queste cose. Allora, i Choco Pops, volendo possiamo... Allora, io qui l'olio ce l'ho, ma io quelli li vorrei togliere pure. Abbiamo altro olio? Sì, io quelli me li tolgo, però questo è pieno forse. È pieno, che cavolo. Vabbè, dopo ce ne occuperemo. Allora, niente, piazziamo sta roba. Pane. Ma perché mi incastro? La volete togliere sta porta? Programmatori del gioco, dovete togliermi sta porta. Che mi ci incastro sempre io. Ma mi ci incastro solo io. Allora, il pane. C'era una volta un pane. Eccolo. Perfetto. Poi. Ah, ok. Meno male, mi stavo preoccupando. Dico, un altro prodotto. No, invece l'ho preso in più. Abbandoniamo i detersivi qua. Mettiamoli tutti da una parte, allora. Giriamo, tac. Allora. Questo che è? Il sapone dove cacchio lo metto? È perché c'è troppo latte qua. Dove cacchio lo metto il sapone? Non lo posso... lo metto qui allora. E poi me lo sposto. Lo metto sulla pasta. Che casino di supermercato di merda però. Non lo mette pure. Ah, così. Che supermercato orribile. Aspetta, posso prendere il latte così, no? No. Aspetta, questo me lo metto qui. Devo spostare quel latte. Abbiamo del latte? Ho posato del latte io? No, l'ho posato tutto là. Ah, che fastidio. La carta igienica pure. Dove cacchio la metto? La metto qua. Devo spostarmi tutto quel latte perché è una cosa infattibile. Aspetta che ora ci organizziamo. Questo che è? Candeggina l'avevo già posizionata. Sì, sì. Kick non va tanto bene, onestamente. Peggio di Twitch. Allora, altro sapone. Va bene così. Poi... Questo ce l'abbiamo. C'è un'ora solo per impostarmi la merce, ragazzi. Non stiamo scherzando. Ciao Gianna. Ciao Francesca. Ciao Agata. Un'ora solo per la merce. E dire che è posizionata alla cactus di cane pure. Non è che è posizionata bene. Allora, il succo d'arancia c'era, me lo ricordo. Finita la farina. Soffrite le uova. Ho ordinato tutto tranne quello che mi serviva. Il succo d'arancia c'era. Dove cacchio l'ho via qua? Ho ordinato tutto tranne quello che mi serviva. Vabbè, ah, il formaggio che l'ho preso. Lì l'ho riempito. Qualcosina ci va. Ma non ho ordinato altro perché più che altro ho finito i soldi. Ecco perché. Allora, formaggio, lo lasciamo qui. Quindi, come faccio? A posizionare l'altra merce? A sto punto me li metto qua per ora. Che devo fare? Non posso fare niente. Poi ci pensiamo. Due! Ma come due? Niente, l'abbandono qua. E poi... No, questa è la scatola. Cos'altro c'era? C'è qualcos'altro? Le trill, il sapone che l'ho messo lì. E va bene così, basta. Direi che siamo pronti, no? Ad avviare la giornata. Aspetta che metto il prezzo.
Allora, qui li spaghetti, vabbè, lo lascio così. $15 di carta igienica. Mi pulisco con le mani. Ma che è? $15 di carta igienica? Ma dove viviamo? Andate a espandere il magazzino, il mini market in futuro. Sì, Luca, si può espandere tutto. Diventa tipo una cosa enorme. Vabbè, io direi di avviare la giornata, così almeno passiamo al livello 15. Assumo l'essere. Vero, il sapone, carta igienica messa, ma il sapone no. $2.10, dai, vabbè, questo è fattibile. Questo è comprabile. Mancano prezzi a qualche parte, questo possiamo toglierlo. Mancano prezzi, non credo, perché da tutte le parti c'era. Qua ho tutto messo, sì. Perfetto. Credo non manchi niente. Qua è tutto fatto, sì. Sì. Ma non sono aumentati i prezzi, diminuiti qualcosa, no? È aumentato l'olio d'oliva. Ed è scesa la bibita turca. Aspetti, vado dal mio compagno lì. Olio e bibita da cambiare. Ma quello non ti piace, dire che lo pago. Ah, dov'è cacchio l'olio? Aspetta. Vedi che... No, vabbè, l'ho aumentato già. E poi cos'era l'altro? La bibita turca. Che è finita poi, tra l'altro. A 2,59. No, già l'avevo fatta allora. Arrivo, buona donna. Eccime. Choco Pops. Oh, vedi che il sapone si vende. Con tanti saluti. 55. A posto. Perché venite tutti qua? Scusate, vi sta antipatico quello. Lo shampoo 2, perché il buon uomo si lava tanti capelli. 12 e 20. Feder Tix, buonasera. Ti ha lasciato la tua fidanzata, inquisitore? Vabbè, ce ne sono tante di ragazze al mondo. Ciao Matthew. Tranquillo, inquisitore, no? Però, oh, vedete, fate la fila là, almeno lo pago per qualcosa. Io ieri aspettavo là, non c'era, ho fatto delle registrazioni per YouTube. Manca la Coca Zero, sì. E purtroppo mancano anche i soldi. Non possiamo ordinare niente. Che dobbiamo fa? C'è qualche cosina, c'è comunque. Sperando che non si venda tutta. 55. Oh, vedi. Si è fatto la spesa il buon uomo. Ma da dove le è uscite tutte queste carte igieniche? È finita la carta igienica. 110,70. Ma wow, aspetti che vado a prendere altra carta igienica, va. Ma cagate troppo in questa città però. E datevi una regolata al culo. E che cos'è? Allora, aspetta che la vado a prendere. Scusa. Permesso. A sto punto la metto pure accanto. Che devo fare? Piuttosto che lasciarla. Ah, è finita proprio. Vabbè, meglio così. Non avevo ordinate due carte igieniche io. No. Buono. Arrivo, buon uomo. Eccomi. Quanto paga? 81,20? Perché così tanto? 50. Credo che sia in atto una truffa verso i clienti. E mi va bene così comunque. Francesco, ciao. Oggi abbiamo fatto un piccolo horror. L'hanno bannata da TikTok? Perché? Che ha combinato? Faceva i balletti mezzanuda. 29,70. Ok. Allora, non prendete più carta igienica perché non ne ho più. 30,10. Allora, carta di credito 21,09. Tac. Ah, ma che è? Come non riesco a trovare? Ma come? Le ho vendute tutte? Le pastiglie per la lavastoviglie? Ma lavate a mano! E le ho, attenzione. Leo, aspetta che arriva, levati al cavolo che li metto. Si vendono a $20 a pacco, ma ordinerò solo quelli praticamente. Aspetta, questo lo lascio, magari posso spostarmi qualcosa con sto scatolo. Arrivo, buoni uomini. Ecchi me. Carta, 10,70. Tac. È finita di nuovo la carta igienica. Mi sa che devo fare un ordine instant proprio. Allora, $0, vado a fare subito l'ordine. Carta igienica come se non ci fosse un domani.
Allora, dov'è? Almeno 4 pacchi. Cagate troppo, però. Datevi una regolata. Che mancava, poi? Ricordatemi che mancava. Al volo. La farina. 2 rossa, 2 blu. 2 blu. Siamo a 8. Mancava qualcos'altro. La bibita turca. Dov'è la bibita? Qua. No, la turca. Questa qua. Vabbè, a posto. I soldi, sì. Acquista. Fatto. Ordina al volo. Aspettate, Cici. Ah, la carta igienica. Questa che è? Carta igienica. Aspetta che la metto. Aspetta che... Dov'è? Dove cavolo è? Carta igienica arriva. Che mi riempio pure qua, non si sa mai. Ma si vende tantissimo la carta igienica. Che? Succo di mela? Ma come? Succo di mela c'è? Dov'è? Eccolo là. Aspettate, Cici. Dov'è? Eccolo qua. Sta finendo pure il succo d'arancia. No, c'è. Ma che è tutto sto casino oggi? Arrivo. Scavalco pure le casse io. Eccomi, buona donna. 2 sciampi. Ok. 71. Ma oggi sto guadagnando di più. Ma perché? Cioè, guadagno botti da 70-80 euro. Questo 13. Che manca? Non l'ho visto. Aspetta che mancava una cosa. Che cacchio sta succedendo? Vai. 13.80. La carta... Di nuovo! Ma come? Non c'è la carta igienica, scusa. Perché manca la... Vuoi staccarti le cose? C'è la carta igienica? Perché non dice che non manca la carta igienica? Accendi la tua luce, però, per favore. Ah, devo mettere il LED qua, non siete niente. Allora. Contanti. 70. 50. 70. E... 35, 6. Ok. Drin. Carta di credito 24.93. Ok. Cos'altro è finito? Il sapone per le mani. C'è l'ultimo. Lo sta prendendo l'uomo, no? Che paga lei? Sì. 9, 6. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6. Posto. Allora. Non vi prendete quell'ultimo sapone. E l'ha preso. Che manca? Il sale. Ma come il sale? Ce l'avevo il sale io qua. Non ho sale. E vabbè, non lo usate il sale che vi fa male alla pressione. Poi che è finito. Mi sento confuso. Che cacchio è finito? Il sapone. Mi sento confuso. Confuso e infelice. Dove cacchio, ecco. E niente, il sale devo ordinarlo. Dov'era? Sapone qua. Aspetta, la scatola la lascio qua che mi serve per spostarlo poi eventualmente. Arrivo, buoni uomini. C'è tutta la merce fuori ancora. Cos'è finito? 58, 20, 40, 50, 5, 6, 7, 8, 50, 65... Aspetta che vedo che cacchio mi manca qua. Ok. Cosa c'è di urgente? Il latte è finito. Le farine, tutto è finito. Aspetta, abbandono tutto qua, va. La carta igienica c'è? Uno lo mettiamo. Abbandono tutto qua. Intanto mi refillo il negozio. La carta igienica c'è. Tutta carta igienica. Ok. Farina rossa è finita. Ok. Altra farina rossa, ma c'è. Farina blu. Ok. Ok, e questa la posiamo qua. Poi farina blu. E Coca-Cola. È già messa. E mi è finita l'altra, la turca. La turca ce l'ho però. Ah, comunque abbiamo finito il gioco. Ho l'ansia a giocare a sto gioco ogni volta. Lo hanno svuotato, Luca. Cioè, non gli posso dar piede, veramente. Allora, quindi, ci andiamo a sistemare. Lo facciamo domani. Va, passo la giornata. E arriviamo finalmente al livello 15. No, il magazzino è bloccato dall'interno, Achille. Però all'esterno è sbloccato. E allora, abbiamo guadagnato un sacco di soldi, devo dire. Allora, quindi, andiamo ad assumere immediatamente.
Il tizio che si occupa degli scaffali. Eccolo qua. Rifornitore 1. Vediamo come funziona, va. Assunto. Dov'è? Dov'è? Sei tu? Ah, guarda, guardalo là, l'efficienza. L'efficienza di quest'uomo che è lento come la morte. Peggio del cassiere. Però vedi che durante la giornata è utile sta cosa. E poi va a buttare la scatola. Vedi che... Ciao Gianna. Allora, io mi volevo spostare. Guarda, di latte non si è venuto manco uno. Io mi volevo spostare sto sapone. Però, vediamo se riesco a metterlo da ste parti. Oh, perfetto. Ok, il sapone io me lo sposto lì. Aspetta, riempio il cartone. Lì me lo riempio tutto di finisci lavastoviglie. La carta igienica me la dovrei spostare qua. Quindi, il latte io... È finito il sale. Il latte io me lo metto qui. Poi prendo altro latte. Sostituisco sapone. Mi sa che dobbiamo fare reparti di tutta la merce, perché la vendo troppo rapidamente. Vabbè, questo lo mettiamo lì. Ok, latte, latte, qui è tutto pieno. Io lo lascerei questo cartone di latte, anche perché là c'è altro latte. Qui, vabbè, il sapone. Allora, mi riempio pure qua. Sto latte lo dobbiamo togliere da qua. E questo è pure pieno. Quindi, come potrei fare? Niente. L'altro latte lo lascio lì per ora, fino a quando lo svuoto. Posso fare niente. Abbiamo latte qui? No, non ce l'ho. Va bene così. Lui gli ha detto, perché se la risponde male dobbiamo parlare. Che senso, Francesco? Allora, quindi Coca-Cola Light. Andiamola a mettere nella Coca-Cola Light. E dire che ne ho una quantità abnorme. Guardalo lì l'efficienza di quest'uomo. Allora, la carta igienica. La carta igienica io me la devo mettere qui. Però ho messo il sapone, avrei dovuto metterlo in basso. Oppure mi faccio questi due. Allora, aspetta che... Questo però me lo metto qui. Prendo il latte. Guarda che casino. Dai, ma come della misura non giusta? È grande. Ma mi prendete in giro. Come faccio a spostare? Ah, giusto. Questa la metto qui. Come faccio a prendere quell'altro? Ho tutti i pacchi piccoli. Altra Coca-Cola. Ma quanta cacchio di Coca-Cola ho ordinato? Ok. Poi, altra carta igienica. Troppa carta igienica. Farina bianca. Oh, questa è piena. Ah, giusto, perché già ho fatto qui. Ah, il fastidio. Allora, la farina rossa c'è. Allora, questi li posiamo qui. E dire, devo sempre farlo io comunque. Quello non fa un cavolo. È troppo lento. Farina bianca qui. Bianca qui. E comunque la farina è da riordinare. No, non c'è questo, ok. Allora, farina bianca qui. Perfetto. Poi, tutta sta carta igienica l'abbandoniamo qui. È finita anche la candeggina. No, finita. Rifilliamo più che altro. Ok, questa droppo qua. Poi, altra carta igienica, la molliamo qua. Ok. Poi, vedi che lui è efficiente. No, 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 no.
davanti dove vuoi creare una strada mettendo gli scaffali al centro, piano piano creare... Sì, Luca, sì, assolutamente sì. E lo avevo fatto in qualche live precedente, poi ho allargato e ho tolto tutto. Devo fare le corsie con i doppi scaffali. E verrà una cosa fighissima. Allora, io però nel dubbio... perché c'è altra carteggiata? Ah, giusto, perché l'avevo usata prima. Mi devo spostare quel latte lì, come faccio? C'è troppa carta igienica. Intanto questa me la... Ah, aspetta. Oppure il sapone lo metto giù. E facciamo così, casomai. Il sapone lo metto giù. Ok. E levati al cacchio. Poi, la carta igienica me la metto qui. E mi rimane sempre due. È troppo grossa sta carta igienica. C'ho un reparto solo di carta igienica. Ma io quasi quasi compro due scaffali, va. È perché... è troppo grande la carta igienica. Allora... $400 a cacchio di cane. Poi se manca della merce non lo so. Però sti cavoli, chi se ne frega. Oh, vedi, e piazziamo gli scaffali al centro. Dai, cominciamo a fare sta cosa. Così la carta igienica me la piazzo tutta là. Vai, spacchettiamo. Perfetto. Vedi che c'entra la gente lì. Non lo so. Aspetta, questo lo metto qua. Te levi dal cavolo. Ti levi, grazie. Allora, penso che ci passa da qui la gente. Non ci passo manco io. È troppo stretto. Ciao Aaron, tutto bene tu? Mi sa che è troppo stretto comunque. Aspetta che lo piglio. E allora, qua. Va bene così. Poi spacchetto questo e lo azzicco proprio a parete. Tac. Ora sì, è carta igienica tutta in un solo reparto, perché altrimenti da qui io non ne uscirò mai più. Si prende troppo spazio. Oh, ora sì. Perfetto. Ne ho altra abbandonata qui, no? Ok, quindi sto cartone lo posso buttare. E c'è altra carta igienica abbandonata qua. Adesso che faccio tutto sto casino, non si venderà più carta igienica. Scommettiamo. Questo che sta a fare qua impalata? Hai finito di lavorare per oggi? Ma che fai, mezza giornata? Non ho più niente da sistemare? Vabbè, mi servirebbe un altro cartone, però va bene così per ora. Non ha più niente da sistemare? Ah, che cavolo! Mi sono scordato questa qua! Posso recuperarlo? No. Oh. Ciao, rastrello! Allora, comunque, sto latte qua non va bene, quindi lo piglio tutto. E qui è pieno. Perché non riesco a spostare le cose senza cartoni? E niente, mi devo rassegnare. Manca un botto di roba, un botto di merce. Formaggio, latte, pasta. E io sono sempre spicciolato. Quindi cominciamo. Formaggio, pasta, il latte, anche due forse. Però va bene così per ora. Lì c'è. Sì. Poi lo zucchero a velo è finito pure.
Zucchero a velo. Dov'è? Zucchero, zucchero, zucchero a velo. Uno. Prendiamo un po' di tutto. Poi la pasta l'ho messa. Il sale è finito completamente. Mettiamo due sali allora. Sale, 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 sale. Due. Che è aumentato pure, faccia di capra. Poi che manca? Basmati c'è. Spaghetti, chocopops. Poi penso non manchi nient'altro. Prendiamo altra carta igienica nel dubbio. Altro latte, così mi conservo la scatola. Poi altra carta igienica. E poi altro sapone eventualmente, che si è venduto. E per ora va bene così. Totale $189. Ok. Ci pensi tu? Perché qualcosa dovrei pur fare. Stiamo scherzando, eh. Sì, ci è arrivata la merce, dico. Ti concedo la sigaretta. Vabbè, ma non stai facendo un cacchio, però. Cioè, questo li prende solo dal magazzino. Tu al magazzino li devi portare tu. Che altrimenti quello li guarda qui, non gliene frega niente proprio. E se non sono posizionati, forse manco li prende. Ho questo vago presentimento. Cioè, se sono a terra buttati qua, non li prende lui. Devono essere immagazzinati. Giusto? Ho capito bene? Ciao Alessandro. La pizza alla Nutella. È buona la pizza alla Nutella. Allora, carta igienica. Oh, aspetta, forse me la posso spostare. Alleluia. 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 Perfetto. Ora tutto il ripiano è pieno di carta igienica. Ora non si venderà più la carta igienica, come è giusto che sia. Quindi la carta igienica me la droppo qua. E almeno una cosa l'abbiamo risolta. Questo che è? Il sale. Ok. Il sale c'è. Poi formage. Le formage. Qua com'è? Rimpinziamo un pochino. Abbiamo finito formaggio. Ci serve altro formaggio addirittura. La pasta. Manca qualcosina. Tac, finita pure pasta. Ma quello che cacchio fa? Ma scusa, ma che l'ho assunto a fare? Quello li prende solo dal magazzino. Io credevo che li prendesse anche da terra. Tac. Poi che c'è qui? Zucchero a velo. E va bene così. Vabbè, a sto punto io devo posizionarli solo qui e lui ci pensa lui a posizionarli. La Sprite è finita, l'acqua è finita. Cacchio, devo prendere prima. Vabbè, qua c'è la Sprite. Allora, queste togliamole. Ho gli scaffali mezzi vuoti. Il sapone l'abbiamo messo lì. Quella valigetta la lasciamo lì per ora. Questo lo togliamo. E basta. Direi di avviare la giornata. Queste sono le scatole del sapone. Il sapone mi va bene lì. Possiamo buttare. Oh, c'è un altro pacchetto. Un altro sale. Dov'è il sale? Qua è pieno. Sì. E allora aspetta, metto il sale qua. Allora, qui è pieno di sale. C'è del sale più che altro? No? E allora lasciamo tutto al fato. Vabbè, questo ho capito che non fa un cavolo. Avviamo la giornata. La pizza e il pepe lo vendo in questo gioco? Forse sì, sì, sì. La pizza l'ho vista poco fa. Gli abbasserò lo stipendio. Non fa un cavolo. Non fa un cavolo. Li prende solo dal magazzino. Brutta cosa. Sta qui come se si stesse fumando una sigaretta. Invece non è proprio bloccato, impalato come una mummia. Ciao Pierino. Questo è Supermarket Simulator. Allora,
Devo fare qualcosa io? Dovevo fare qualcosa? Sì. È aumentato il prezzo di qualcosa, non mi ricordo che cosa. Del sale, solo il sale, giusto? Allora, sale. Sì, solo del sale. Quanto sto vendendo il sale io? 2,67, facciamo 2,70. Ma anche 2,80. Il sale fa male alla vita, non lo utilizza. Salve signora! Che ha preso? Succo d'arancia, che si è messa a dieta. Ok. 7,80. Oh, vedi, lavora, dai. Li prende solo dal magazzino. Poi al magazzino li dobbiamo portare noi. Dai, è utile però, durante la giornata è utile. Vedi, finisce lo zucchero a vela e lui in teoria dovrebbe portarcelo. Vediamo. No, col cavolo. Ah, vedi, è ripartito. Però ritorna in posizione. Dice, aspetta, vado a fumare una sigaretta. No, poi si accorge che manca lo zucchero a velo. E lo va a prendere. Vediamo che sta prendendo. Oh, vedi che prende qualcosa. Ciao, Gianna. Che hai preso, ciccio? Che ha preso? La farina? Che ha preso? Vabbè, forse il pane. Da, un po' è utile, volendo. Sono ricco, ma quando mai? Che lì sono sempre spicciolato. Oh, ha preso la Sprite la signora. 3102. Ok. Mette gli spaghetti. Vedi che funziona. È lento, un pochino lento, però. Gino è carino. Allora, 4, 1, 2, 3, 4, 50, 60, 70, 80, 91. Oh, Pierino, grazie mille. No, non c'è per Xbox, solo PC. Legumi? Credo di sì, però si devono sbloccare. Ok, questo si è fatta la spesa. 29,82. Ok. Vedi che lavora Gino. Gino il postino, no? 38,42. Sì, Giuseppe, lo devo fare, assolutamente sì, solo che sono sempre spicciolato, il problema è quello. Allora, 0, fantastico. Quanto mi costa? Mi costano più che altro altri scaffali per il magazzino. Se non sbaglio, ne hanno 200. 54, 43. Solo questo? Ma lei si dovrebbe vergognare, buon uomo. Viene qui nel mio supermercato di lusso a comprare solo un coso di sapone da 2 dollari. Ma che schifo. E vedi che la signorina ha speso di più. Ok. 76 dollari di mancia. E che cacchio è? 5, 6, 1, 2, e 1, 2, 3. A posto. È figo, Aaron, sì, molto carino. Ok. Carta di... mi dia la carta di credito. Che mi fa le finte. 29, 05. E vedi che Gino lavora, dai. Non gli si può dire... Salve, scusi, non l'avevo vista. Non gli si può dire niente a Gino. Allora, 31 e 86 85 6. Guardalo là. Granny Remake in realtà l'avevo già provato, però ci vorrei ritornare effettivamente. 1, 2, 3. Edmondo, grazie per il follow. Che è? Il burro d'arachidi costa troppo? Ma sei povero. Ma perché costa troppo? 5, beh, è sceso, miseriaccia. A 5,50, va bene? Che le volete regalate le cose? Non ho capito. Allora, carta di credito. 36,22. Che poi perché venite tutti nella mia cassa ancora non l'ho capito. Ma che vi sta antipatico quello? È venuti qua.
Carta di credito 15,70. Ok. Lo sapevo che una volta che riempivo lo scaffale di carta igienica non si vendeva più carta igienica. Scavalca. Tu la luce no, no? Ti brucia il dito, vero? Devo mettere la lampada e qua, me lo scordo sempre. Succo di mela soltanto. 2,5. Ciao Colino. Ovvio che mi ricordo. Io mi ricordo di tutti voi. Carta di credito. 52,74. Granny o ice cream? Ice cream. 18,60. Ok. Perché venite tutti da me? Uno. E quello Lega non fa un cavolo. E vengono tutti da me. Abbiamo 1079 dollari. Direi che è arrivato il momento di espandere il nostro magazzino. Guarda là quello come... come lavora. Dai, è utile comunque. Ci vorrebbe anche quello che mi ordina la merce. E poi noi non giochiamo più praticamente. Vediamo se esiste. Gestione, assunzione. No, solo cassieri e rifornitori. Per un totale di 4 e 4. La gente non lo sa, esatto. E si lamenta che è cara, sti pezzenti. Uno zucchero a velo. Ma lei non si deve manco azzardare. Uno zucchero a velo. Ma che cos'è? Ma buh. Io buh. Ok. 17,60. Tac. Ok. 16,40. Perfetto. Poi? Nessuno? Nessun altro? Salve signorina. Tutta in blu. Questa è figlia di un puffo. 27 e 23. A posto. Sono le 9 e abbiamo terminato la serata in teoria. È quello che ancora lavora. Guarda lì sprezzante stacanovista. Sì, devi aiutare Regina a riprendere gli scaffali. Se i clienti non trovano quello che vogliono, si lamentano e fanno brutte recensioni. Lo so, però lui ce la fa. In teoria ce la fa. Tranne per il fatto che è finito lo shampoo. Ma c'è lo shampoo? Sì. Lo shampoo c'è, però è buttato per terra. Lui non li prende. Quindi devo aggiornare il magazzino. Bene così. Poi che mancava? Sapone c'è. Mettiamo sapone. Ok. Mastro Lindo. Manca pure. Ok. Spicciati Gino. Non è che ti pago per essere così lento però. È rimasto uno. È rimasto qua. Questa è la candeggina. Refilliamo candeggina. Allora è finito. È qui a ca... Oh, il latte qui è finito. Che bello. Non mi mettere là. Aspetta che tolgo l'etichetta. Altrimenti quello lo va a mettere lì il latte. Vabbè che è a terra quindi non lo prende. Quindi carta igienica, questa è pure carta igienica, quindi la togliamo. E qui accanto c'erano le pastiglie. Le pastiglie si sono vendute tutte. Che hai preso, Ciccio? Allora, carta igienica. Devo ordinare un sacco di merce. Solo due confezioni si sono vendute qua. Allora, quindi... ordinerei uno scaffale, me lo metto qui. E poi... vabbè, troppo piccolo qua. Un altro qua penso che ci vada comunque. La porta qui è sempre chiusa. Che poi quando sblocchiamo la porta, il magazzino ci viene vicino. Quindi mi vado a sbloccare. Vediamo quanto sono i costi qua. Sviluppo magazzino. La terza sezione mi costa 1200 dollari. Ma chi ce l'avete visti? Che rimango con 16 centesimi. Ciao Samuele. Allora, aspetta un attimo. Mi compro. Devo pagare le bollette pure. Mi compro due punti luce da mettere là. Poi
La zia la sblocchi quando lo espandi. Sì, Dark, sì. E purtroppo sono sempre spicciolato io. Non riesco ad espandermi così. Cioè. Allora, prodotti, no? Che cacchio devo comprare? Ah, mercato arredamento degli scaffali piccoli. 200, mi costano 200. E ne prendo due. Oh. Dopodiché, a livello di prodotti, che cosa ci manca di merce? È finito l'olio, ma qualcosina c'era abbandonata per terra. Ok, intanto metto questo posto. Poi levati al cacchio. Poi ci sono degli scaffali un po' vuoti, onestamente. Potremmo sbloccare un'altra licenza volendo. Farine penso siano finite. No, c'è qualcosina. I Choco Pops sono finiti. Devo ordinare i Choco Pops pure. Allora, Choco Pops, 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 uno. Sono finite le pastiglie per la lavastoviglie, quindi due pastiglie. Mi costano, no, mi costano $300 solo le pastiglie. Che cacchio però. Poi, qua più o meno c'è tutto. Il formaggio forse era finito però. Sì, il latte è finito. La pasta è finita. Le uova sono finite. È finito tutto. È finito tutto. Pure i soldi. Allora. Quindi pasta finita. Cos'è che avevo detto? Pasta. Il formaggio. Le uova. Il latte però... Questo intanto lo faccio. È chiuso dopo le 9. 3 ore. E niente, devo andare a dormire. Andiamo a dormire. Le robe surgelate, sì, ci sono. Perché abbiamo la possibilità di comprarci un bancone, un banco freezer. È sceso il latte. È salito shampoo e sapone. Ma come? Allora, shampoo e sapone. 6,32, buono. Lo metto a 6,50. Sapone. Lo mettiamo a 2,60. E l'altra cos'era? Allora... Che cacchio era l'altra cosa? Lo shampoo è salito, quindi lo devo abbassare. Che palle. 6,32. 6,32. No, 6,40. Sempre nel dubbio. Allora, cominciamo a fare ordini. Ma a livello di detersivi abbiamo solo questo. Intanto mi ordino questa roba, questa merce. Oh. Quindi andiamo a mettere subito gli scaffali al magazzino. Se io li ritrovassi più che altro. Vabbè, allora mi metto i finish qua. Mi sa che devo fare 2 ripiani di questi. Quindi mi sposto il sapone. Meno male che le scatole le ho conservate. Ok. Sapone. Vabbè che il sapone qui non è che c'entri tanto. Perché quelli sono detersivi. Però pazienza. Oh, i finish li metto anche qui. A posto così. Poi scaffale. Sono piccoli. Me li ricordavo più grandi. Allora uno lo piazziamo qui. Però c'è la scatola là. Non me lo fa mettere. Lo metto fuori. Allora aspetta un attimo. Questo lo sposto qui. Questo lo sposto qui. E Mastro Lind è finito pure. Questo lo metto qua. L'altro ci va lì. Mi sembra un po' impossibile. Lo mettiamo qua a muro. Chi se ne frega. Ci va, ci va. Qua appiccicata al muro. Chi se ne frega proprio. Abbiamo ancora un botto di spazio qua.
A posto. Perfetto. Tanto ci pensa Gino. Quello che cacchio. Quindi, questo lo metto qua. Sapone lo metto qua. Poi il latte. Bravo, bravo, lavora. Il latte. Il latte a sto punto io lo metto qui. Che devo fare? Il sale. Ok. Succo di mela. Non c'è lo spazio. Infatti, qua c'è. La bibita turca. E qua c'è pure. Perché li butto per terra? Che qui lo spazio c'è. Non c'è più. Quello non è pure turco. Ah, perché ho due scaffali di turco io? Ho troppa bibita turca. Carta igienica. La mettiamo qui. Gli spaghetti li mettiamo lì. Oh, perfetto. Non c'è più merce per terra. Molto carino, Maria. Molto carino, sì. Ho un problema. Word non funziona la Battle Royale. Le altre funzionano. Ma perché? Che problemi ti dà? Oh, le luci. Allora, vediamo dove posizionarle. Proprio sopra la cassa. Perché ogni volta non ci vediamo un cavolo. Una qua e l'altra qua. Oh, organizziamoci. L'altra magari qua, non lo so. Qua. Perfetto. Poi questo è formaggio. Vai, tac, tac, tac. Ok, e dovrebbe esserci il ripiano anche per il formaggio. Dovrei ordinare altro formaggio. Altre pastiglie. E le mettiamo qui. Poi i Choco Pops. Andiamoli a mettere qualcuno. Tac, uno. Una scatola per miracolo. E questi li vado a mettere qui. È finita la spray. Devo fare un altro ordine. Abbiamo 255 dollari. Uova. Ecco qua. Ok. Me ne rimangono pochissime. Altre uova da comprare. Ho comprato troppa merce in questo gioco. La pasta, com'è combinata? Le penne. Ok. Lo zucchero a vela è finito. L'acqua è finita. Il pane è finito. Le penne sono poche. Il latte è finito. Fa un altro ordine. Ma come si fa? Allora, quindi abbiamo detto latte. Le uova le prenderei un cartone, perché siamo messi male di uova. L'acqua, almeno due. Un formaggio. Poi il pane. Poi che mancava? Ciao della Sofaz. Sono novità su Bassimo Letro 2023. Uscirà Bassimo Letro 2024. E lo porterò instant se esce. Allora, qua ci pensa lui. Qua manca l'olio. Però non lo so, questo lo toglierei per ora. Che fa questo? Sì, c'è il sapone là. Si è buggato. Si è buggato il mio essere. Che si fa? Il sapone là. Guarda, lo vedo da qui. Sbuggati, ciccio. Aspetta che cerco di prenderglielo io. Dammelo. Come faccio a sbloccarlo ora? C'è un piccolo intoppo tecnico-tattico, ragazzi. Lui insiste nel volerlo mettere qui. Che faccio? Oh, gemelli, grazie mille. Priorità ora è ampliare il magazzino. Sì, ma 1200 dollari. Ma col cavolo. Buon uomo, il sapone è qui. Te l'ho spostato. Si è bloccato. E quindi? Cioè, io mi dovrei spostare il latte e mettere il sapone per sbloccarlo? La vedo un po' critica.
Ma si può, ma si può fare sta cosa. Dai, mettilo qua. Lo vuole mettere nel latte, non c'è niente da fare. È fissato che lo deve mettere là. Mi devo spostare il latte allora. No, qua non ci vanno. Ah, io non ho il latte libero qua però. Dov'era? Questi sono tutti chiusi. Si è buggato, si è buggato. Allora che faccio? Mi devo liberare una confezione perché altrimenti non lo sblocco più. Ah, il fastidio. Quindi aspetta, quello lo metto qui. Levati al cavolo però. Era fissato, lo devi mettere là. Boh. E io lo tolgo, che devo fa? È testa di capra. Il sapone non va qua. Allora. Ai ai. Ma come si fa? Ma... ancora! Ah, il sale, ok. Ma come devo fare? Come devo fare? Adesso lo tolgo. Come si bugga di nuovo. Questo è a posto. Questi li rimetto in magazzino. Ok. E questo magazzino. Abbiamo gli ultimi tre saponi. Devo ordinare il sapone. È perché qua manco c'è il sapone. Allora, sapone. Carta igienica è finita. Pure la carta igienica. Allora, ricordate... ah, l'ha preso lui? Ok. Ma da dove l'ha preso questo, scusi? Beh. Allora, ricordatemi che cosa devo ordinare. Carta igienica, il sapone. Sapone che è salito di prezzo. Questo lo prenderei, il detergente che c'è all'ultimo pacco. Carta igienica. Poi, manca l'ultima cosuccia. Il magazziniere, niente. Queste sono le troppe canne, no? Mi dissocio. Allora, il frigo è a posto. Il pane è a posto. Che mancava qui in magazzino? Lo zucchero a velo. Io ordinerei un altro zucchero a velo. E la Sprite è finita pure, però qua c'è. L'acqua. L'acqua è più importante. Quindi zucchero a velo e acqua eventualmente. Eppure il pane manca. Manca tutto in sto cacchio di supermercato. Allora, zucchero a velo. Zucchero a velo, zucchero a velo, zucchero a velo, zucchero... dov'è che è? Zucchero a velo. E acqua. Uno. L'acqua non ci entra. E niente, non berranno, che dobbiamo fare? A posto. Tre ore per sistemarmi tutta la roba che mi abbandonano qua. Zucchero a velo. Vabbè, quantomeno devo solo depositarla qui. Perché poi c'è l'essere di fiducia che li mette negli scaffali. Ok. Latte. Latte. Acqua. Non l'avevo già ordinata. Perché io avevo già fatto un ordine. Uova. Come siamo messi qua di uova? A posto. E allora le lasciamo qui. Le ha messe, sì. Poi Betrill. Tac. Poi carta igienica. Dove cacchio è? Non c'entra. Qua lo scaffale è pieno. Dai però. Come si fa? Ce ne va solo uno. Poi l'acqua, e vedi che l'avevo ordinata già. No, aspetta, quella era un'altra cosa. E sapone qui a posto. E sapone lo droppiamo qua da queste parti. Allora, direi che ci siamo. Volendo
Potrei spostarmi queste qui sopra e la carta igienica me la metto qua. Va bene così. Ci siamo? Possiamo dare inizio a questa nuova giornata? Mi sono scordato qualcosa? Le bollette. Non ho i soldi per pagare le bollette. Ce l'ho, ce l'ho. Ma rimango con 20 dollari, fantastico. Avviamo questa nuova giornata. Oh, della sua fase, grazie mille. Ah, sono stanco. Sono stanco. Siamo di nuovo spicciolati, sì, 20 dollari, che schifo. Salve, oggi svendiamo... Ma c'era un aumento di prezzo, già l'ho fatto. 750 dollari. Allora... Parmigiano, burro, c'era patatine fritte, formaggio, moussaka... Insomma, c'è un botto di cose da sbloccare. Lo yogurt. Ma il prestito invece come va? L'ho ripagato? Non capisco se... Il mio prestito già l'ho ripagato. Non ho pagato niente ancora del prestito. Oh merda. Sono tutte scadute. No, questa è scaduta ieri. E ci sono 12 dollari di mora. Questa scade oggi. Questa scade domani, dopodomani, fra 3 giorni. Fallirò, ragazzi. Oggi fallisco, mi sa. Signora, lei caga troppo. Se lo faccia dire. E dire che è bella snella. Grazie. Allora, 42 e 71. Cioè, io credevo che se li prendessi in automatico il prestito. Invece devo farlo io, manualmente. Brutta cosa, non me l'aspettavo. Questo è un duro colpo. Molto, molto duro come colpo. Allora, si fa? Ma quello sta lavorando? Salve, signori. Che faccio al ripe? Che hai sbattuto contro un muro? Allora, non facciamo body shaming. Mi dissocio. 4, 1, 2... No, che cacchio sta succedendo? 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Oh, vedi che vanno solo lì. La luce ce l'abbiamo piantata sul cervello stavolta. Siamo un po' nella cacchina, devo dire. Però in teoria oggi dovremmo guadagnare qualcosina. Quindi tecnicamente a fine giornata potremo ripagare tutto. Tempi duri, oggi verranno gli strozzini a pretendere i soldi praticamente. Ciao Smug. Allora, vedo che state andando tutti là, perfetto. L'essere lavora e va bene così. Ma c'era qualche prezzo da modificare? Non mi ricordo. Il riso basmati, ciccio, spicciati, che sta finendo. C'è? C'è, ce l'ha preso. Bravo, guardalo là. Bravo. Dobbiamo ordinarlo comunque. Allora, Mastro Lind è finito, valla a prendere. Uscito un nuovo horror. Ciao, Mr. Brandy, questo è Supermarket Simulator. Che horror è uscito? Dove trovi sti giochi? Achille è il gioco del momento, praticamente. Gino, guarda là, efficace ed efficiente. Guarda là, sprezzante, stacanovista, tutto, tutto, il nostro Gino. Quello è Gino e quello è Poldino. Guarda là, lui ha proprio la faccia da Poldino. Come fa a non chiamarla Poldino? Salve, arrivo, arrivo. Eccomi qua. Che ci fate con tutti questi spaghetti? Va bene. 36 e 20. Ok. Che manca? Farina rossa. Le farine a che punto sono qua? La rossa c'è, la bianca è finita. La blu più che altro. Quindi cominciamo a mettere qui. Aspetti che sto aggiornando il mio carrello, buon essere.
Io prenderei due di farina, volendo. Eccomi. Non potete aspettare, no? Dovete andare a prendere il bambino a scuola. Ok. E la signora paga... Ok. Che è? Come le farine? È finita la rossa. Sei andata a prenderla? Spicciati, ciccio. Bello, mettiti i pattini. E muoviti. Ok. E ho perso una vendita. 10-20. Ho perso una vendita perché quella è... È finita la blu. Smuoviti. La vado a prendere io, va. Ci penso io, ci penso io. Dov'è? È finita. Non è che ci penso io. È finita. L'ha presa lui. Che è sta cosa? Arrivo una... Ordino la farina, va. E ne prendo 40. 4, 4 scatole. Si è visto. Aspetti, buona donna. Che è? Farina, farina, arriva. Abbandonata per strada, ma arriva. Eccola qua. A posto. Poi l'altra me la sistemo. Arrivo, esseri. Accendiamo la luce. E vedi che ora siamo un po' più illuminati. Ok. Tac, speriamo che non si fottino la mia farina abbandonata per strada. C'è la farina, signor, ma che non la vede? Ma che ciecata. Scusi, buono, non l'avevo vista. 15. Dune Theft Wars quando uscirà Chad. Se si ricordano gli sviluppatori che esiste anche il loro gioco nella vita. Allora, che è tutta sta calma? C'è troppa calma. Io nel frattempo mi andrei a pagare le bollette, va. Visto che c'è sta calma. Allora, banca, pagamenti. Pago quella che scadeva ieri e pago quella che scade oggi. E pazienza, io le pago tutte a sto punto. Chi se ne frega. Pazienza, che dobbiamo fare? Io vivo per pagare le bollette, no? Per guadagnare. L'olio! Ma come l'olio? Quale? L'olio di semi e l'olio d'olio è finito tutto l'olio. Ma lo stai prendendo? Non c'è olio. Come non c'è olio? L'olio di semi qua non c'è. E l'olio d'oliva non c'è mai stato. Non abbiamo olio. Fantastico. Vabbè, questi li abbandono qua. Guarda che coda. Aspettate che ordino l'olio. Due oli. Due oliva oli. Vai, vai, ordina questo, però non ti preoccupare. È chiuso quel. Ma va, fanculo. Arrivo, arrivo. Tranquillo. C'è una cassa libera, perché non andate là? Non ha niente quello. 48,67. Ok, cartina di credito. 9,20. Quello non ha niente, perché vedete tutti qua? Che vi faccio lo sconto. Io non faccio sconti io. 62,38. La farina rossa è finita. Tre pacchi. Che ci fai con tre pacchi? Ma che devi fare la pizza? Dov'è? 0,10. Tac, 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 tac. Ok. 0. Lo shampoo. Ma come lo shampoo? Fido pure lo shampoo. Sto perdendo di vendere un sacco di cose. 0,20. In magazzino, vabbè, tanto Gino ci vede. Risparmiamo elettricità, che la luce costa. Guarda Gino che vede, quello è un gufo. Guarda qua, ci vede, ha voglia. Ah, una lucetta c'è comunque, dai. Ha voglia. Quindi abbiamo finito la giornata. Domani è un altro giorno, ma vediamo che manca. Aspetta, mi devo sistemare tutta sta farina. Alla Gino. Ti aiuto a posizionare le cose qua. 4 pacchi di farina. Vabbè, 2 li mettiamo qua. C'entra qua, sì. Se me ne rimane, la lascio per strada. Oh, c'entrata comunque. Non c'entrata. Altra farina qua. Quanta cacchio di farina ho comprato. E comunque ci va. Questa non ci andrà mai. Io la prendo, eccolo se la piglia. E poi non ce la potrà più posare praticamente. Voglio vedere che succede. Voglio vedere dove la lascia. Secondo me si bugga. Allora, un attimo qua sotto. Qua c'è del pane comunque.
Io che ho ordinato altro pane. Vediamo che fa. Addirittura io ho 3 scaffali di farina. Allora, il pane io ce l'avevo. Ma non era qui il pane. Infatti, perché l'acqua va lì. Che succede? Che è successo? Mi si è buggato il pane in mano. Che si fa? Allora, favore, va. L'acqua la mettiamo qui. Che mi ricordo che il pane era qui. E mettiamo pane qui. Giusto? Ok, farina. Spaghetti, gli spaghetti sono finiti. Il latte, non l'avevo ordinato il latte. Già finito il latte. La Sprite. Finisce troppo presto la merce in questo gioco comunque. Vorrei dire. Allora, hai finito tu? Si è buggato di nuovo là. Io avvio la giornata, va. Purple Fox, buonasera. Gino, quello l'ha spedito, si bugga pure. Quindi iniziando un nuovo giorno, quello è sempre buggato là. Gli spaghetti sono saliti, ma tanto non ne abbiamo. Aspetta che lo alzo. 6,80 farei. E poi... Dove cavolo è l'altro? Spaghetti, cos'è che era sceso? Sceso, non lo vedo. Ah, ok, il detergente per pulire. Dov'è? Facciamo 2,50, 2,60, 2,60. Allora, che ora è? Sono le 7. Si è fatta una certa, ragazzi. Ciao Danilo. Si possono ordinare sempre solo 10 articoli? Sì. Sì, sì. Purtroppo sì, almeno per ora. Gino si è pippato la farina che doveva portare lì. Esattamente, sono d'accordissimo. Non è normale sta cosa, però. Se io il sapone l'ho spostato là, e già che l'ho spostato da un'ora, perché lui continua a essere fissato che il sapone va messo là? Gino, è là il sapone. E fa, non lo vedi? Vabbè, va. E che devo fa? Se salvo e ricarico la partita... Ciao Danilo, ciao Domi. Su Genshin ogni tanto ci ritorniamo, sì. Ricarico partita. Oh, Gino non c'è più, attenzione. Vediamo che fa. Adesso andrà a riprendere il sapone e andrà a rimetterlo lì, sicuro. Che ha preso? Che ha preso? Il sapone. Oh, finalmente l'hai capito che il sapone va là. Bravo Gino, bravo, ti guadagni lo stipendio. Bravo, butta il cartone, lo ricicliamo. L'ha capito, l'ha capito. Allora, oggi c'è da ordinare un bel po' di merce. Tutto praticamente, tutto. Guarda quello che manca qua. Devo pagare anche le bollette. Devo pagare anche il mutuo. Io mi impicco proprio, no? Mi dissocio. Allora, quindi, dove era? Banca. Paga $120. Mannaggia a voi. Poi, mercato, no? Gestione, fatture, $15 più $35 d'affitto e siamo tornati spicciolati. Come faccio a prendere la merce con $750 io? Che poi io vorrei ordinare la merce direttamente dal magazzino. Ma è difficile da mettere. Fito pure il tè. Non è difficile, programmatori, che io da qui posso ordinare la merce. No, che io da qui mi devo memorizzare quello che manca e tornare al computer. Mi sembra normale sta cosa. Il tè è finito, devo ordinarlo. E anche 2 scatole pure. Quindi 2 scatole. Poi che cacchio manca? La Sprite 2 almeno.
Qua c'è? Sì, ma c'è, ma la devo ordinare lo stesso. Non è che l'avevo già inserita qua. No. E allora, due di sprite. Ok. Il gioco è Supermarket Simulator. Ciao Domenico. Un applauso per Gino che si è sbaggato. La candeggina è finita. E c'è la candeggina. Gino, spicciati che c'è la candeggina qua. Non c'è la candeggina. È finita pure la candeggina. Dov'è? Non c'è manco un magazzino la candeggina. Mi ordino tre scatole di candeggina proprio. Non ci vanno, quindi due. Aspetta, la candeggina dov'è? Due di candeggina. Ordiniamo. Ok. E andiamo a sistemare la roba. Questa che è candeggia, questa la metto. Tac. Si è svuotato? Sì. Allora, olio. Beh, dobbiamo fare un altro ordine perché siamo a corto di tutto. E quando dico di tutto, significa di tutto. Non c'è roba né in magazzino né tra gli scaffali. Allora, il tè lo mettiamo qui. E questo lo mettiamo qui. Poi questo che è? Altro tè. Poi la sprite, qualcosina la mettiamo pure qui. Tac. Ok. E questa la mettiamo qui. Poi l'olio di semi lo mettiamo qui. Giusto? No, sbagliato. Qua ci andava la pasta. No, cacchio ci andava qua. Ah, la farina rossa. Allora, aspetta, questo lo tolgo. Ok, buttiamo questo. La farina rossa dobbiamo ordinarla. L'olio d'oliva per ora lo posiamo. Lo metterei accanto l'altro olio io. Il problema è che non c'è spazio qua. Dove lo mettiamo? E a sto punto lo lascio qua, tanto ci pensa Gino. Poi altra sprite. Poi altro olio. Olio, olio, olio. Qua. E altra candeggina. Che metterei lì sopra. Perfetto. È finito tutto, sapone, detergente. Ma con quali soldi lo devo riempire sto coso io? Farina bianca com'è che è qui abbandonata? Non c'entra qua? C'entra, c'entra. E devo comprare altre cose. Come non ti fa subare, poi trap? Ma come, come, che ti dice? Che ti dice, poi trap? Il gioco è peggio di buona pizza che deve... Peggio, Salvo, peggio, tantissimo peggio. Allora, quindi, che manca? Il riso basmati. Ma perché c'è questa abbandonata qua? Gino, ma che fa le cose a metà? Ma sto sapone abbandonato qua perché? Io ora Gino gli stacco le mani, poi vediamo. Allora, sapone qua. Allora, c'è da ordinare tutto questo. Carta igienica. Almeno due confezioni. Come faccio a vedere quello che manca? Allora, carta igienica. Due confezioni. Detergente per pulire, uno. Shampoo. Lo shampoo anche due. Un sapone. Candeggina la ordino. Poi... gli spaghetti mi pare che mancavano. Il basmati. Anche due. E la farina rossa l'ha presa quello. Vatta a ricordare. Non è che mi ricordo io. Ogni volta andare a controllare. Allora, gli spaghetti dobbiamo prendere. Ma in magazzino non ne abbiamo. Due spaghetti allora. Allora. Ma me ne entra uno qua a ordine. Uno spaghetto. Qual è il problema? Uno spaghetto è pure aumentato. Non l'avevo già messo gli spaghetti. No.
Vabbè, acquista, mi sa che dobbiamo fare un altro ordine, ma io sono diventato spicciolato. Non abbiamo più soldi. Non abbiamo più soldi. Cosa gioco noi? Allora, vediamo. È abbandonato tutto qua. Carta igienica. Carta. Leviti al cacchio. Carta igienica. Carta igienica. Candeggina. Candeggina, candeggina. Non c'è lo spazio per la candeggina? Ah, là sopra. Che ovviamente è pieno. Quindi droppiamo qua sotto. Poi spaghetti, lì è vuoto. Riempiamo prima qua. Ok. Posiamo sti due pacchi. Mi servono altri spaghetti, li devo ordinare. Lo shampoo. Hai finito di lavorare per oggi? Che faccia di capra. Lavoro io. Allora, lo shampoo dov'è? Qua. Ai ai, sti dipendenti che non vogliono lavorare. Basmati. Ciao Daffy Duck. Ti ha salutato Vincenzo, mio nipote. Ciao Vincenzo. I soldi sono importanti, ovvio. Oh, senza soldi non si campa. E poi dicono, oh, ma i soldi non fanno la felicità. Ma col cacchio, ma col cacchio, ma che stai a dire? Allora, qua è pieno. Ok. Questo lo posiamo là. Dovrebbe esserci lo spazietto qua. Poi, riso basmati là è pieno. Sì. E allora lo... Le togliamo ste piantuzze. Mi sono affogato pure. Il riso basmati lo mettiamo qua. Ok. E poi altro shampoo. Qua è tutto pieno. Ok. Lo shampoo qui c'è in magazzino. Lo shampoo non c'è in magazzino. Ma come? Lo metto qua. E chi si è visto si è visto. Tanto ci pensa Gino. Ok, va bene così. Poi, che altro manca? La farina rossa non l'ho più presa. Devo fare un altro ordine. Il succo d'arancia manca pure, ma perché? Allora, farina rossa 2. Succo d'arancia 1. Mi sembra il totocalcio. Sniper, ti sei perso un piccolo horror e tante vocazioni dall'alto in questo gioco. Allora, candeggino. Perché mi indica 0? Ah, 8. Allora, formaggio, latte. Questa etichetta di pane qua perché? Non c'è altre cose qua. Ah, perché so. Perché se, in teoria l'etichetta qua non ci va. Perché c'è un'etichetta qua? Boh. Allora, latte, formaggio. Le penne. Gli spaghetti. Tutto, tutto. Quindi. Ho l'ansia, non aprirò mai un supermercato, ragazzi. Latte. Formaggio, spaghetti, cane che abbaia, ora me lo faccio arrosto. Il sale c'è? Il sale c'è? Poi che manca? Lo zucchero a velo, non c'è una cassa. Il narvalo! Il succo d'arancia, l'ho preso il succo d'arancia, no. Succo d'arancia, sì. Il narvalo, il caffè narvalo. Più lo tiri giù e più ti manda su. Ecco qua. Uno. E poi il pane. Il pane e i Choco Pops. Allora, Choco Pops. Dove stanno? Choco Pops. Choco Pops e pane. E poi
Qui penso che abbia tutto. Ma com'è che è qua? Ah, perché è finito tutto. Allora è finita pure la pasta. È finita anche la pasta? Sì, è finita anche la pasta. Perché Gino non li mette? Quindi quando Gino non li mette significa che sono finiti. Perfetto. Per un totale di troppi soldi che non abbiamo. Non li abbiamo tutti questi soldi noi. Quindi eventualmente una di farina. Siamo a 118, 214. Cacchio, posso togliere qua. E tolgo il formaggio, va. Oppure il caffè. Il caffè, tanto non si vende tanto il caffè. Poi e tolgo pure il formaggio. Siamo sempre spicciolati, ragazzi. Non posso fare ordini praticamente. E tolgo i chocopops. E sono rimasto con $5.76. Va bene così. Allora io a sto punto salverei la partitozza e ci vediamo in un prossimo, in una prossima live. Mancano merci, soldi, voglia di vivere, manca tutto. Te quale hai? La PS5 standard. Danilo, buona cena. Ragazzoli, buona cena a tutti. Che io vado a fare la pizza all'ananas. Così prossimamente video sulla pizza all'ananas. Vabbè, niente, vi saluto. Ciao Puitrap, ciao ragazzuoli. Ci si vede domani, sempre solita ora. Ciao ciao. Gli fa quello del carro.